Grazie, buongiorno, sono Roberto Peccei, presidente della Fondazione Aurelio Peccei e vi voglio porgere il benvenuto a nome della Fondazione Peccei a questa 26esima Aurelio Peccei Lecture. Quest'anno il relatore sarà Jørgen Randers, professore di strategie climatiche alla Norwegian Business School ad Oslo, e Jørgen parlerà sul tema 2052, scenari globali per i prossimi 40 anni, che è basato sul suo libro che è appena apparso in Italia, che si chiama appunto 2052 e che ha anche un rapporto al Club di Roma. Prima di cominciare vorrei prendere questa occasione per ringraziare Paolo Fiorentino e il Chief Operating Officer dell'Unicredit e Unicredit per il loro supporto a questa e la loro ospitalità in questa bellissima sala Minerva del Palazzo De Carolis. Vorrei anche ringraziare Gianfranco Bologna del WWF Italia e Ian Johnson, il segretario generale del Club di Roma, per aver collaborato a questo evento che lo ha reso possibile. Infine, vorrei anche veramente ringraziare Enrico Giovannini, che è un po' occupato questi giorni, presidente dell'ISTA e membro del Club di Roma, per essere con noi questa mattina e dopo che parlerà Paolo Fiorentino brevemente, gli diamo il permesso a Enrico di incominciare a dire delle parole prima che deve scappare. Come ho fatto già in occasioni precedenti, prima di passare la parola agli altri relatori, voglio leggervi qualche brano degli scritti di mio padre, che parla in forma molto anticipatoria dei problemi che Jørgen Randers discuterà poi nella sua lecture. E quello che vi leggerò sono dei brani del discorso di apertura che mio padre fece 34 anni fa alla conferenza del Club di Roma tenutasi a Berlino nell'ottobre 1979 sul tema Dove va l'umanità? E mio padre incomincia il suo discorso con questa una domanda anche lui provocatoria che chiede dove porteranno l'umanità le tendenze attuali? E poi lui risponde a questa domanda in questa forma. È una domanda che si pone molto di frequente, ma come se fosse una questione al di là della nostra comprensione, che dopo tutto riguarda soltanto le generazioni future. Questi atteggiamenti devono essere combattuti, è necessario risvegliare la gente dei vecchi sogni e certamente esistono moltissime ragioni per essere preoccupati. Poi nel discorso mio padre traccia come vede il futuro dicendo questo. Il futuro umano non è qualcosa di predeterminato, ma al contrario, altro non sarà che la risultante delle azioni umane. Il mondo sarà plasmato da ciò che miliardi di esseri umani fanno giorno per giorno. Se continueranno a devastare, inquinare e litigare, può risultare un mondo quasi invivibile. Se al contrario agiranno ragionevolmente e responsabilmente, potrebbe invece diventare un bellissimo luogo per lavorare, per giocare e per amare. E queste considerazioni portano poi mio padre a fare delle osservazioni che ve le leggo e vedrete che sono in perfetta sintonia di quello che ci dirà Jørgen Randers nella sua lecture. E cito di nuovo mio padre. La famiglia umana, nella sua totalità, è a una svolta. Entro i limiti ragionevoli, essa potrà avere il futuro che vuole, a patto che i suoi membri accettino di condividerlo e di cominciare insieme a progettarlo. Altrimenti, presto o tardi, tutti, inevitabilmente andranno incontro al caos e alla catastrofe. Vorrei comunque ribadire che per risavire l'umanità deve prima di tutto percepire quale grande pericolo si trova di fronte. E poi prosegue così. Tale percezione è offuscata dalla cortina di fumo che coloro che sono al potere troppo spesso creano per nascondere realtà che non sono in grado di gestire. Parole dure. E la stessa gente a contribuire a questo processo di copertura, accantonando i problemi che appaiono irrisolvibili. E come vedrete, queste parole che lui ha detto 35 anni fa continuano ancora a rispecchiare la verità. Infatti, come sentirete nella lettera di Jørgen, lui parlerà proprio di questo, che la gente non vuole muoversi e neanche i governi. Adesso, dopo le mie brevissime intervento, passo la parola a Paolo Fiorentini e poi a Enrico Giovannini.
Allora, grazie della parola, grazie a tutti voi di essere qui. Per noi è sempre un grandissimo piacere poter condividere questa sala che è oggettivamente una bellezza. Alle vostre spalle, dietro il vetro, c'è questa meravigliosa scala del Bernini che fu concepita affinché anche i cavalli potessero salire su questa scala. Quindi trovo che alla fine. Ed è un po' la nostra concezione, mettere a disposizione, grazie. Mettere a disposizione queste sale è anche, insomma, un modo per condividere la bellezza, che deve essere sempre più un esercizio importante, insomma, poter condividere in Italia in particolare il patrimonio, gli asset di cui abbiamo la fortuna di poter disporre. Sarò brevissimo, direi che. Parlerò un po' delle banche, direi, e del ruolo che le banche possono avere in questa grande partita, che è il tema in particolare dell'energia sostenibile, su cui siamo molto impegnati, che è un tema evidentemente che si scontra immediatamente con uno dei dilemmi classici che è tra la pressione che tutti noi, in particolare le istituzioni finanziarie, in questo momento hanno su una prospettiva anche di redditività di breve termine, dei grandi progetti che richiedono grandi investimenti, che quindi richiedono anche grandissimo funding a lungo termine, in questo momento, come sapete, è un tema di particolare attenzione per le banche, e una prospettiva evidentemente di reddito che è spostata in avanti e che in qualche modo quindi crea questo dilemma tra la sostenibilità, la redditività futura, l'impegno dei grandi capitali, e invece una logica che sovente ci porta verso il breve termine. Noi abbiamo come UniCredit, nell'ambito peraltro di un percorso nel quale facciamo delle scelte non soltanto per provare a pulirci come dire, e a presentarci con una reputazione alternativa, che è quella che in questo momento l'opinione pubblica ci indirizza, non come UniCredit, ma come settore in particolare. Siamo sempre stati molto impegnati nell'ambito del finanziamento della sostenibilità ambientale. Al nostro interno abbiamo, come sapete, un programma che ci ha indotto a essere particolarmente attenti alla riduzione delle nostre emissioni dei gas serra, per cui abbiamo ridotto le nostre emissioni di 1.600 tonnellate, quindi è come spegnere 9 milioni e mezzo di lampadine nel mondo del gruppo UniCredit. Così come abbiamo delle politiche specifiche nella selezione dei nostri fornitori che sono legati alla loro sostenibilità. Così come sapete, abbiamo fondato insieme agli amici del WWF messo insieme una joint venture che si chiama Officine Verdi, che è impegnata nella creazione di un modello che dalla valutazione del bisogno delle famiglie, delle piccole imprese sul tema delle energie sostenibili, riesce appunto dall'analisi alla valutazione del bisogno, alla valutazione della proposta, all'impegno finanziario, riesce alla fine a creare per i nostri clienti tutta la catena di servizio ed è un progetto che in questo momento sta decollando sulla rete italiana di UniCredit, sulla quale abbiamo l'ambizione con i colleghi del WWF anche di provare a capire se è un modello esportabile anche altrove. Per quanto riguarda gli investimenti nelle energie alternative, oggi vi darò due numeri e poi vi farò vedere qualche fotografia, ne avete già una alle vostre spalle. I due numeri sono innanzitutto il nostro impegno in termini di portafoglio sulle energie rinnovabili. Noi oggi abbiamo in portafoglio circa 9 miliardi di investimenti a sostegno delle energie rinnovabili. Di questi 9 miliardi il 45% circa è in Italia e di questo 45% in Italia il 33% è in investimenti eolici. Ma quello che vedete qui proiettato in realtà è una cosa un po', diciamo, più speciale che abbiamo, che è un po' una storia
che da un lato rappresenta la difficoltà in questo momento di gestire progetti a lungo termine, comunque la dimostrazione che alla fine le cose anche molto complesse possono comunque riuscire. Questo era un progetto che noi chiamiamo Ocean Breeze, credo che il nome tecnico sia diverso, è Baird Offshore One, il nostro da noi chiamo Ocean Breeze perché sono delle pale eoliche piantate a 100 km dalla costa nel Mare del Nord, in una zona dove appunto il vento, come immaginate, spira violentissimo. Era un project finance che era stato supportato dalla nostra controllata tedesca, e alla fine abbiamo perso il partner industriale e ci siamo caricati noi la gestione di questo progetto. Quindi questo che voi vedete non è un nostro finanziamento, ma è un asset del gruppo UniCredit. E come vedete, questa è una fotografia in cui si vede la punta di una delle 50 torri che in questo momento noi abbiamo piantato appunto nel Mare del Nord. Sono 120 metri fuori dall'acqua, sono 40 metri fissate nella sabbia e 20 addizionali metri nel fango. Delle 80 turbine, 50 sono già operative, quindi in questo momento noi stiamo producendo già energie, energie che a pieno regime saranno, leggo le cifre per non sbagliare, 1 miliardo e 600 mila kilowattore di energie, che per darvi un'idea è un terzo circa di una centrale nucleare, e sarà l'energia che noi produrremo a regime nel giro di un paio d'anni. Oggi abbiamo 50.000 di queste turbine che già funzionano, che significa che oggi forniamo l'energia per circa 400.000 famiglie tedesche. Siamo già collegati siamo già connessi con la rete, quindi è diventata già energia onshore, ed è, come dire, un progetto, diciamo, la cui difficoltà tecnica è abbastanza ovvia. Guardate, tra l'altro la dimostrazione che l'eolico ha anche un impatto ambientale dal punto di vista proprio estetico, secondo me, assolutamente sostenibile ancora. Ci sono 1.000 persone che lavorano per noi su questo progetto, c'è un indotto di 5.000 persone che lavorano su questo progetto, che è la dimostrazione di come nell'ambito di un mondo che tende a distruggere posti di lavoro, cioè uno dei grandi dilemmi che noi oggi abbiamo è che è finita la stagione nella quale la tecnologia creava posti di lavoro. Oggi la tecnologia tendenzialmente tende a distruggere posti di lavoro. Ci sono evidentemente delle aree, dei settori nei quali noi effettivamente possiamo riuscire a raggiungere un equilibrio nel quale creiamo energia sostenibile, guardiamo verso il futuro, creiamo posti di lavoro e creiamo quindi opportunità, come dire, effettivamente sostenibili. Aggiungo che questi investimenti, secondo me, sono ideali investimenti che dovrebbero creare appetito sui fondi pensione. Sapete che in Italia c'è una normativa molto, molto stringente sui fondi pensioni, sulla l'attualizzazione dei rendimenti, sulla concentrazione di rischio. Questo è un investimento che alla fine darà un rendimento sul capitale intorno al 7-8%, che evidentemente è un rendimento importante. È evidente che la nostra grande sfida su questo progetto, essendo comunque neofiti, siamo diventati bravi anche a fare questo mestiere, ma siamo neofiti, sarà quella di capire come gestiremo la manutenzione di un oggetto così complicato. Però è evidente che l'esperienza e il consolidamento su questo tipo di iniziative potrà effettivamente dare una chiave di volta anche su quelli che sono poi l'indirizzo verso delle risorse che in questo momento nel Paese sono già disponibili. Quindi ripeto, oggi mi piaceva mostrarvi questo progetto, che quindi ripeto non è un progetto finanziato, ma è un progetto che è di UniCredit, sui nostri libri. Questo progetto è un progetto che
quindi ha un cash flow positivo quando sarà a regime circa 240 milioni di euro. Oggi noi abbiamo energia già prodotta per 90 milioni di euro all'anno, quindi stiamo parlando di cifre veramente importanti e che, ripeto, è in qualche modo un progetto al quale abbiamo parlato poco, perché volevamo effettivamente che si consolidasse. Oggi vedete soltanto la parte buona del progetto, la parte più facile, ma immaginate la difficoltà tecnica di piantare questi oggetti nel mare del nord. Abbiamo nell'ambito della sostenibilità, sempre nell'ambito delle cose anche bizzarre, abbiamo creato un sistema di protezione per i delfini, perché questa è un'area in cui ci sono importanti colonie di delfini, e quindi abbiamo creato un sistema di bolle che tiene i delfini lontani e evitare quindi subiscano poi gli impatti sonori dati dalla velocità con le quali queste pale girano. Le pale sono quelle a rendimento più alto in questo momento in Europa, perché la location nel mezzo del mare del nord evidentemente è stata studiata, perché il vento lì è particolarmente forte. Quindi è una dimostrazione, diciamo, fattuale che questa sfida tra il lungo, la prospettiva di breve e la prospettiva di lungo termine, il risultato di breve rispetto anche a un risultato che guardi la sostenibilità e guardi anche al futuro in maniera strategica, anche valutando gli impatti finanziari, è possibile ed è forse anche una chiave nella quale potremmo di nuovo creare o quantomeno mettere in discussione questo punto fondamentale, che io trovo veramente il punto principale di sostenibilità, che è la tecnologia che distrugge lavoro. Questo sembra essere uno dei casi nei quali, anche su esperienza diretta devo dirvi, la nuova tecnologia è una tecnologia non solo sostenibile, ma anche una tecnologia che può creare dei posti di lavoro. Credo che su queste sfide la banca, le banche, le istituzioni finanziarie, ripeto, anche coloro i quali in questo momento poi possono essere interessati a questi investimenti, devono fare effettivamente una riflessione importante, e possono le istituzioni finanziarie effettivamente giocare un ruolo importante che deve avere evidentemente un contesto normativo più stabile di quello che abbiamo avuto fino adesso. Io mi riferisco soltanto ai temi italiani, che sono ben noti, con gli incentivi che sono andati avanti e indietro, ma ciò che è importante è soprattutto la convergenza europea della normativa sull'energia alternative. Quindi è impensabile oggi che in Europa oggi si abbiano delle situazioni nelle quali ciascun paese sta andando e sta prendendo delle decisioni in maniera autonoma. È uno di quei casi in cui l'Europa deve smettere di essere un luogo geografico e deve diventare anche e soprattutto invece un luogo della politica comune. Grazie. Grazie Paolo Fiorentino, specialmente per questo bellissimo esempio che dimostra le cose che bisogna cercare di fare in questi giorni. Prima di dare la parola a Enrico Giovannini, c'è posto davanti per qualcuno, quindi non dovete stare tutti in piedi. Se avete voglia di sedervi, aspettiamo un secondo, poi passo veramente la parola. Sì, anche passate pure. Intanto non interroghiamo, no? No, non credo, ma tu forse, ma... Poi aspettiamo un secondo e poi si può sedere in prima fila, non avete paura, qua siamo tutti buoni. No. Bene, allora veramente con molto piacere che passo la parola a Enrico Giovannini, che ci dirà qualcosa su stamattina. Molte grazie, grazie per questo invito, e mi scuso se sarò obbligato a fare una cosa che odio veramente, cioè dire qualcosa e poi andar via.
Ma appunto siamo in seduta di questa commissione che il presidente Napolitano ha istituito, visto che abbiamo pochi giorni, oggi appunto saremo tutto il giorno per non parlare del weekend. Cosa dire di questo libro di cui poi sentirete parlare dall'autore? Trovo che sia un bellissimo libro. Io l'ho usato varie volte nelle mie conferenze, in particolare le ultime 20 raccomandazioni sono da brivido. A livello personale e non soltanto come collettività, perché pongono anche problemi sul comportamento quotidiano di ognuno di noi. Io per fortuna ho una moglie molto attenta a queste cose, quindi mi sta continuamente a correggere sui miei comportamenti concreti. Ma quando è uscito il libro in inglese, in Italia è uscito un altro libro che si chiama 2030, La tempesta perfetta. Di nuovo qualcuno che ha cercato di mettere insieme degli elementi di futuro. E quel libro dice che è più ottimistico di quello di Jorgen, quindi lo prendo come riferimento un attimo. Diceva fondamentalmente nel 2050 la tecnologia ci consentirà di risolvere tutti i problemi, ma nel 2030 probabilmente andiamo in una strettoia dovuta a tutta una serie di fenomeni, per cui nel 2050 saremo in paradiso, ma dobbiamo arrivarci. E quando dissi questa frase qualcuno mi disse: nel senso che saremo tutti morti? Ecco, noi vogliamo evitare quello scenario, vogliamo evitare quello scenario, e abbiamo come esseri umani un problema serio con il tempo. Noi pensiamo di avere tanto tempo davanti, e quindi il rinvio dell'ultima sigaretta o della dieta a lunedì è molto classico, no? Cioè, tendiamo a posporre, soprattutto quando ci sentiamo in una condizione di non estrema pressione. Tornerò poi su questo tema. Ecco, questo è proprio sbagliato. E credo che queste crisi di questi anni, se pensiamo dal 2007, la crisi alimentare, la crisi energetica, la crisi ambientale in alcuni paesi, la crisi finanziaria, la crisi economica, la crisi sociale e in alcuni casi la crisi politica, ci fanno capire che quando ci impegniamo non ci facciamo mancare nulla. Ecco, dobbiamo riuscire a capire che tutti questi pezzi sono in qualche modo collegati, e il libro che oggi, di cui oggi parliamo, ci aiuta a capire che questo puzzle è un puzzle che possiamo tentare di ricomporre in modo migliore, ma che se non facciamo questo abbiamo un problema. Voi sapete forse la famosa frase Houston, abbiamo un problema, che in realtà ho scoperto, almeno secondo Wikipedia, non è la frase giusta, perché la frase giusta è Houston, abbiamo avuto un problema, perché non è che gli si era accesa una lucetta nella navicella, gli era esploso un serbatoio dell'ossigeno. E la cosa straordinaria è che tutta la tecnologia, tutta l'intelligenza, tutta, direi, la empatia di un mondo fu dedicato a cercare di salvare tre persone in una navicella. Ecco, dobbiamo salvare qualche miliardo di persone in questa navicella chiamata mondo. Ma come comunicare tutto questo? E il libro ci aiuta da questo punto di vista. Perché mi occupo di questi temi? Io venendo da... sono un economista prestato alla statistica, quando ero però all'Ocse ho incrociato il tema dello sviluppo sostenibile nel 2001, e da lì è nato il progetto globale sulla misura del progresso delle società, in sintesi il movimento mondiale sull'andare oltre il PIL. Ma nel forum mondiale, che il secondo che organizzai a Istanbul nel 2007, l'attuale ministro e ora primo ministro del Bhutan disse: voi economisti
primo schiaffo. Voi statistici, secondo schiaffo, avete cominciato a distruggere il mondo quando avete inventato il PIL, che naturalmente è correlato con un sacco di cose buone, ma è stato usato in maniera tale da commettere il tipico errore di seconda specie, che è il più grave nella statistica, cioè prendere per buona un'ipotesi falsa, che è molto peggio che rifiutare come falsa un'ipotesi vera. E qual è l'ipotesi falsa che abbiamo assunto? Che quell'indicatore fosse di per sé tutto quello che più o meno dovevamo sapere se stavamo andando nella direzione giusta o no. E lì nasce appunto questo movimento mondiale sugli indicatori, perché gli indicatori, come dice Amartya Sen, hanno un potere evocativo straordinario. Quindi in realtà discutere di indicatori vuol dire discutere dove vogliamo andare, perché gli indicatori ci indicano da dove stiamo venendo e dove stiamo andando. E credo che appunto per questo lavoro il Club di Roma mi ha cooptato e mi ha consentito di incontrare delle persone assolutamente straordinarie e quindi di rafforzare questa idea. Ma dove siamo oggi rispetto a tutta questa discussione? Beh, una buona notizia. La conferenza Rio più 20, quando ha discusso di dove il futuro che vogliamo, ha chiaramente detto che, per tutte le ragioni che vi ho detto un attimo fa, o cambiamo la metrica con cui giudichiamo il successo dei paesi, dei politici, delle imprese e così via, oppure non andiamo molto lontani. E allora nel 2015 le Nazioni Unite definiranno questi nuovi Sustainable Development Goals e poi gli indicatori, che, attenzione, sono profondamente diversi dai Millennium Development Goals, non tanto e non solo perché si chiamano in modo diverso e tratteranno temi diversi, ma perché questa volta sotto monitoraggio non ci saranno solo i paesi in via di sviluppo, ma ci saranno tutti i paesi del mondo. Attenzione, questo è un cambiamento epocale nel modo di concepire il dibattito internazionale, se sapremo realizzarlo e metterlo in pratica correttamente. Io ho l'avventura di essere stato coinvolto dal re del Bhutan in un gruppo di una cinquantina di economisti, psicologi, esperti di ecologia e così via, che sta cercando di sviluppare un modello su questi temi. Io in Italia sono diventato famoso perché in una trasmissione radiofonica ho detto che dormivo in un sacco a pelo rubato a mio figlio, perché, come forse sapete, in Bhutan i termosifoni non si usano molto. Ma devo dire che la cosa importante, per me scioccante, è che essendo andato lì nel mese più freddo dell'anno, dormendo a meno 10, la neve era solo oltre i 4.000 metri, perché in Bhutan non c'è più la neve da vari anni. Allora, no, uno si rende conto che il cambiamento climatico non è una chiacchiera, lo sappiamo che non è una chiacchiera. Poi uno si trova in uno dei luoghi teoricamente più innevati del mondo e non c'è più neve da anni. E allora torni un po' preoccupato, perché dici, ma allora non sono chiacchiere tutte queste cose. Dicevo, sono coinvolto in questo, sono coinvolto dalle Nazioni Unite su vari temi di questo tipo, vedremo cosa riusciremo a mettere in campo. Anche a livello europeo ci sono iniziative per gli indicatori, per riuscire a misurare meglio lo sviluppo sostenibile. Martedì avremo una conferenza a Ginevra alle Nazioni Unite della European Commission for Economic Commission for Europe. A livello italiano, e qui mi avvio alla conclusione. Beh, a livello italiano stiamo rischiando di fare quello che, quando eravamo all'OCSE e iniziò la crisi finanziaria, ci dicemmo subito era un rischio drammatico per tutti questi discorsi, e cioè che la drammaticità della crisi economica faccia dire: signori, va bene, questi sono discorsi di lusso, questi li accantoniamo, intanto risolviamo i problemi urgenti
urgenti e poi su questo ci tornerei, perché tanto abbiamo tempo. Anche queste settimane di discussione politica non ci stanno facendo fare passi avanti. In questo lavoro in cui il presidente Napolitano mi ha coinvolto, che passa in rassegna le proposte non solo dei partiti ma molte altre proposte, questo rischio di concentrarci su un'emergenza senza capire dove andiamo a parare e che anzi la risoluzione dell'emergenza deve essere anche una risoluzione nella direzione del medio termine, questo ecco non necessariamente è chiaro e quindi dobbiamo riuscire a portare questo paese che come dico sempre invecchia, ottima notizia, ma ha un po' di Alzheimer, cioè ha problemi a tenere l'attenzione, riuscire a tenere l'attenzione sulle cose importanti. Ed è per questo che come Istat insieme al CNEL abbiamo avviato questa iniziativa sulla misura del benessere equo e sostenibile con il coinvolgimento di tantissime organizzazioni. Ringrazio Gianfranco Bologna in particolare perché è stato una delle persone più attive in questo gruppo, ma se non portiamo questa informazione, questa conoscenza ai cittadini, non andiamo molto lontano, resta una cosa bellissima per addetti ai lavori. Allora, io qui vorrei fare veramente un appello a chi si occupa di comunicazione, di media. Se non riusciamo a far passare questi messaggi, a farli diventare conoscenza condivisa, non andiamo molto lontano. L'ultimo punto che vorrei trattare. A Davos, anni fa, in un seminario durante il World Economic Forum, un ex ministro dell'ambiente inglese disse: io so tutto del cambiamento climatico, ma se io andassi dai miei colleghi a dire, ad esempio, riduciamo la crescita perché così non solo mi riderebbero in faccia, ma non sarei rieletto. Allora, come riuscire a costruire una narrativa che faccia prendere le decisioni che tengono conto del futuro? Questo è quello su cui ci stiamo rompendo la testa, ma che se non risolviamo non andremo molto lontano. Per questo io ho qualche dubbio, benché lo usi, sulla parola sostenibilità. Perché come dice Woody Allen, chi mi ha sentito già dire questa cosa, me ne scuso, perché mi devo occupare delle generazioni future? Cosa hanno fatto loro per me? Riprendendo in realtà una vecchia battuta di Groucho Marx. Allora, il duale della sostenibilità è la vulnerabilità. E noi come economisti siamo abituati a fare questi conti, cioè a tentare di attualizzare il futuro. Ma se noi non facciamo questo passaggio e non capiamo che la generazione di oggi è a rischio per la crisi finanziaria, energetica, tutte le cose che ho detto prima, non scatta il meccanismo. E dobbiamo riuscire a farlo senza terrorizzare le persone, perché sotto l'influenza della paura non si prendono le decisioni migliori. Allora, da questo punto di vista, il libro che oggi viene presentato ci dà delle piste per il futuro. Ci fa capire che siamo a rischio, ma non essere presi dalla rassegnazione. Questa credo che sia la partita che giochiamo, in Italia in particolare, ma non solo, come ha detto Paolo Sorrentino, anche in Europa. E abbiamo un problema a costruire una narrative, capire come cambiamo la governance dei nostri processi decisionali e accettare la sfida dell'accountability. Non abbiamo neanche le parole in italiano per dire queste tre cose. Siamo un po' indietro e quindi spero che questa discussione di oggi ci aiuti a fare un grosso passo avanti. Grazie mille. Grazie Enrico per le tue parole molto sagge, e ti lasciamo ritornare ai saggi, ma veramente ti ringraziamo per essere venuto qua stamattina con uno spiraglio di tempo, grazie veramente. Allora adesso passo la parola a Gianfranco Bologna che ci dirà qualcosa anche lui rapidamente.
Allora, buongiorno a tutti e grazie ovviamente a tutti gli amici che hanno dato una mano ad organizzare questo straordinario evento e grazie tantissimo al nostro meraviglioso staff che ha consentito di far ciò. Io vado subito nel discorso che tratterà Jorgen, perché il tema di cui oggi parliamo, ed è il tema fondamentale di cui parliamo sempre, ed è il tema fondamentale che il WWF vuole cercare di porre all'attenzione di tutti, è come trovare il modo per imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta. Allora, quello che vedete qui è la fotografia, Jorgen. See this photograph, because probably you remember well the situation. È la fotografia del lancio del primo grande rapporto al Club di Roma, I limiti della crescita. È il 12 marzo del 1972, un anno straordinario, perché l'anno che, come ricorderanno molti di voi, è stato anche l'anno in cui le Nazioni Unite per la prima volta fecero una conferenza mondiale sui problemi ambientali legati ai problemi umani. Infatti la conferenza si chiamava Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, quindi c'era ancora questa forte connotazione di antropizzazione, diciamo, della dimensione ambientale. Ma prima di questa conferenza il Club di Roma ebbe questa incredibile, straordinaria intuizione, e la persona più incredibile e straordinaria era Aurelio Peccei, che vedete è la persona alla destra di Dennis Meadows, che sta parlando in quel momento, che era uno degli autori del rapporto I limiti della crescita, come vicino a Aurelio Peccei Jorgen Randers, che era uno degli autori dei limiti della crescita, dello sviluppo, come era stato tradotto in italiano, e vicino c'è William Barents, che è un altro degli autori. Ora, questo rapporto ha sconvolto il dibattito planetario sulla questione di come sia possibile una crescita materiale infinita in un mondo dei limiti finiti. E noi come WWF abbiamo sempre visto nel Club di Roma uno straordinario think tank di idee, riflessioni, proposte, ed è il motivo per cui il legame fortissimo, ovviamente inutile che vi nasconda, molti già lo sanno bene, il legame personale che ho avuto con Aurelio Peccei è stato straordinario ed è quello che credo anche in parte mi abbia un po' cambiato la vita, perché una persona di quelle qualità umane e intellettuali raramente mi è capitato di incontrarla in epoche successive nella mia modesta esistenza. E mi ha segnato moltissimo, e quindi credo anche che l'aiuto e il contributo che una grande associazione ambientale può dare in questo va esattamente nella direzione della riflessione che il Club di Roma ha sempre portato avanti in maniera straordinariamente innovativa, perché la grande capacità che il Club di Roma ha avuto è stato sempre quello di anticipare i tempi, ed era la grande capacità che aveva Aurelio Peccei. Noi, questo che vi faccio vedere, il nostro ultimo Living Planet Report che abbiamo pubblicato poco prima di Rio+20, è il rapporto che il WWF pubblica ogni 2 anni e che cerca di fare il punto su qual è la situazione di come riusciamo meglio a imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta, sia dando una dimensione di analisi e sia dando anche una dimensione di soluzioni, che credo ovviamente siano quelle più importanti, che l'amico Giovannini prima giustamente ricordava come centrali e cruciali per quello che può essere il nostro futuro. Il filone dei grandi rapporti sui limiti dello sviluppo è andato avanti, perché nel 72 c'è stato il primo, nel 1992, quando ci fu la grande conferenza di Rio, il famoso Earth Summit, ci fu il secondo, che ha visto sempre Meadows e Jorgen autori, ci fu il terzo nel 2004. Questa volta noi presentiamo il rapporto in cui Jorgen è autore solitario, però solitario per modo di dire, perché c'ha insieme altri 30 esperti presi in giro per il mondo, alcuni dei quali sono anche presenti qui in sala. Vedo anche il professor Bardi, l'amico Bardi, che è uno degli autori di uno degli scenari, diciamo delle visioni che ci sono in questo bellissimo libro, e che è una persona che ha dato sempre un enorme contributo al ragionamento sui limiti della crescita. Ebbene, qui vi faccio vedere quello che è uno dei famosi indicatori, l'indicatore dell'impronta ecologica che noi abbiamo aiutato, diciamo, a diffondere a livello planetario, e che è quello individuato da William Rees e Mathis Wackernagel rispetto proprio all'anno in cui Jorgen, nel 2052, voi sapete il titolo richiama proprio i 40 anni da cui
è uscito l'anno scorso, quindi sono i 40 anni da cui, in cui fu pubblicato il primo Limits to Growth, quindi per questo si chiama 2052, perché altrimenti uno dice come mai quei due anni in più, ma in fondo lo scenario di quella data. Il problema è che questa immagine che vedete dell'impronta ecologica, che ovviamente non vi sto a spiegare perché lo sapete benissimo e poi non è il momento e ovviamente dobbiamo dare spazio a Jorgen, fa vedere come se noi manteniamo i famosi scenari business as usual, e se noi manteniamo questi scenari business as usual in tutto, e lo vediamo negli amici dell'IPCC, qui davanti abbiamo due illustri personaggi, sia il professor Valentini che il professor Navarra, del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, al di là delle loro competenze specifiche, che collaborano da anni all'IPCC. Ebbene, se vediamo gli scenari di tutto, tutti i grandi organismi internazionali che ci danno il senso di quello che può essere il futuro, dovunque c'è ovviamente uno scenario di business as usual, sappiamo benissimo che siamo di fronte a una situazione che dall'insostenibilità, da quello che viene chiamato overshoot, da quello che noi definiamo superamento, passa al collapse, cioè arriviamo al collasso. Quindi è evidente che non possiamo permetterci un andamento di questo tipo. E il WWF cerca di dare un grande contributo su questo, anche illustrando quali sono gli andamenti della scienza, perché guardate, se la conoscenza scientifica che oggi è straordinaria, perché nel 72 quando il Club di Roma pubblicò Limits to Growth, era il marzo, nel luglio del 72 fu lanciato dalla NASA il primo satellite di telerilevamento, era il Landsat 1, quello ufficialmente preposto al telerilevamento. Quindi noi allora, quando i nostri straordinari autori del Limits to Growth pubblicarono quel libro, tutta una marea incredibile di dati non li avevamo, oggi ce li abbiamo. E quindi, come dire, la situazione si aggrava non solo per la mancanza, il gap che c'è tra conoscenza scientifica e azione politica, o meglio direi inazione politica, che è la cosa più grave che stiamo vivendo drammaticamente in questi tempi, e che fanno dire alcune parole fortissime a Jorgen per quanto riguarda la lentezza del processo democratico di fronte alla urgenza di fare fronte a questi problemi. Faccio vedere rapidamente queste ultime due slide. Il tema grossissimo che abbiamo di fronte a livello scientifico sono i famosi punti critici. La conoscenza scientifica ci sta ponendo il problema che stiamo raggiungendo delle soglie sorpassate le quali di impatto nei confronti del funzionamento delle opzioni evolutive dei sistemi naturali non sappiamo quello che può accadere dopo, e soprattutto noi riteniamo che non siamo in grado di gestire questi fenomeni. Cioè la comunità umana, perché quello che è a rischio, come ben sapete, non è il pianeta non è affatto a rischio, è a rischio la civiltà umana, questo è il nocciolo, e questo è il problema che fa giustamente scatenare tutte le associazioni come il WWF e il contributo che diamo alla commissione Istat-Tecnel per i nuovi indicatori di progresso e benessere va in questo senso, perché se non cambiamo la cultura che ha fondato una certa visione del mondo, inevitabilmente non ne usciamo fuori. Questo è il nocciolo del problema. E quindi il problema dei cosiddetti punti critici è talmente straordinariamente avanzato anche in termini di riflessione, pur nella grande incertezza che la comunità scientifica ha, che è arrivato al punto di far riflettere un team di scienziati notevolissimi sul fatto che noi forse siamo a livello della biosfera planetaria vicini a un punto critico. La trasformazione, voi vedete in questa slide molto interessante pubblicata su Nature l'anno scorso da un lavoro splendido, vi dice come dal 700 ad oggi oggi noi siamo andati sempre più, e stiamo parlando delle terre emerse, stiamo parlando della modificazione della naturale evolutività e delle opzioni evolutive che hanno gli ecosistemi. E guardate, da una parte vedete l'incremento della popolazione, dall'altro vedete il tempo, vedete quest'ambito di enorme incertezza che ormai abbiamo di fronte a noi, che è un ambito di quella che è proprio, ci sono o non ci sono, questo punto critico è un punto critico, una volta sorpassato cosa succede? Che cosa succede ai grandi problemi che poi sono la base della società umana e la base della nostra sopravvivenza e del nostro benessere? E qui chiudo, quindi le attività prioritarie che noi abbiamo messo in campo come WWF, su questo ci sentiamo estremamente vicini al straordinario think tank del Club di Roma, è proprio quello di individuare cose che viste così sembrano banali, no? Perché se io vi
dicessi bisogna produrre meglio e quindi va a essere molto più efficiente, voi mi direte ma questo lo stiamo dicendo da anni. Allora il problema è fare in modo che queste cose si traducano in realtà, ma soprattutto che la visione di una nuova economia metta al centro il capitale naturale. Perché, e qui chiudo, se noi dovessimo affrontare, come stiamo cercando di affrontare, il problema, chiamiamolo così, della grande crisi economico-finanziaria, scusatemi le banalizzazioni terminologiche, noi sappiamo, lo sappiamo nel nostro profondo, che noi siamo in grado, avendo fatto noi quelle regole, o meglio, non avendo dato noi delle regole al mondo politico affinché la finanziarizzazione dell'economia fosse, tra virgolette, in qualche modo regolamentata, noi potremmo intervenire per cambiarle. E quindi il deficit economico-finanziario, paradossalmente, potrebbe essere colmato. Il deficit ecologico non è colmabile. Il deficit ecologico, nonostante esista una straordinaria disciplina scientifica che si chiama Restoration Ecology, che è il tentativo di capire come ripristinare un ecosistema, è una roba difficilissima. E quando noi abbiamo quegli scenari come quelli che vi ho fatto vedere prima, abbiamo di fronte a noi una situazione talmente drammatica che veramente l'unico, come diceva il grande Aurelio, l'unica speranza è avere sempre la voglia di pensare in maniera ottimista, ma la voglia di pensare in maniera ottimista deve passare attraverso un desiderio di cambiamento. Noi tutti dobbiamo essere attori del cambiamento. Grazie. Grazie moltissimo Gianfranco. Adesso voglio passare la parola a Ian Johnson. Ian e Jorgen Randers parleranno in inglese. Se avete bisogno degli auricolari ci sono, e quindi metteteli che comincia la parte della mattina in cui si parleranno in inglese. Quindi se avete bisogno metteteli pure. Now you can start in English. Yes, you can start next. Thank you very much, Roberto, and I'm delighted. Grazie molto Roberto, sono felicissimo di essere qui. Da un certo ogni punto di vista sembra che sia tornando a casa, perché anni fa dei visionari si sono incontrati qui a Roma, guidati da Aurelio Peccei, e come visionari dobbiamo guardare al nostro mondo e comprendere che deve essere reso più sano e più sostenibile, deve diventare un mondo migliore. Quello che è interessante è che una cosa che apparentemente motivò Aurelio Peccei e i suoi colleghi fu la vista dallo spazio del nostro mondo, e si rese conto che era fisso nelle sue dimensioni, un tesoro a sé stante, e quindi dovevamo continuare a viverci per tutto il resto della nostra vita, e questo portò al pensiero che dei limiti della crescita e di tutte le motivazioni alla base di questi limiti della crescita. Oggi cerchiamo di costruire su questa eredità, perché il pensiero era corretto all'epoca e lo è ancora oggi. Noi viviamo in un mondo contemporaneo che si è modificato drammaticamente negli ultimi 40 anni. Io penso effettivamente che il mondo, il pianeta, è arrivato ad un punto di inflessione. In un certo senso credo molto che stiamo vivendo proprio alla fine di un sistema economico ormai fuori moda, di una filosofia fuori moda. Dobbiamo spostarci da una comprensione economica di un mondo singolo ad una, invece, a due mondi. Allo stesso tempo penso che siamo all'inizio di un concetto delle dimensioni che possono cambiare nel pensiero del mondo. Abbiamo 2 miliardi di persone che dobbiamo salvare dalla povertà. Abbiamo visto una crescita immensa nelle classi medie in tutto il mondo, e questo avrà un importantissimo impatto sulle abitudini di consumo. E da molti punti di vista abbiamo visto cambiamenti di dimensioni in molti sistemi che abbiamo stabilito, il nostro sistema finanziario, bancario, ma anche nel nostro sistema ecologico. L'impatto sociale dei nostri problemi della disoccupazione sono importanti, li stiamo tutti affrontando, e credo effettivamente che mentre il principio guida dei limiti sia ora esponenziale, i principi guida per noi che sarà quello della non linearità, il fatto che possiamo vedere un cambiamento che dovrà avere una dimensione e che avrà grandi conseguenze. Io
penso che Jürgen si concentrerà su molti di questi cambiamenti che gli vede e che ha esposto nel suo libro 2052. Siamo arrivati a un punto in cui questa data, molti dei nostri figli e nostri nipoti saranno ancora vivi e quindi la vita si allungherà. Dobbiamo guardare a lungo termine. Se vediamo a tutte le questioni che il Club of Rome, il Club di Roma si è impegnata, stiamo riconoscendo tutto ciò che è collegato, che il sistema finanziario e bancario e tutti i recenti problemi non sono lontani dai nostri problemi del cambiamento climatico. La visione a breve termine, gli effetti sociali, sono affascinanti per me, è interessante per me sentire il signor Fiorentino parlare da banchiere dell'occupazione, dell'impatto sociale, ambientale. Io penso che tutto questo non sarebbe avvenuto nella comunità bancaria 20-30 anni fa. Vediamo che il bene comune e il bene privato si uniscono e si rafforzano reciprocamente. Dobbiamo garantire che avvenga questo rafforzamento reciproco e infine dobbiamo vedere alle cause che sono alle basi di tutto questo. Se vediamo gli effetti di questo sistema, vediamo che tutto quello che sta avvenendo, ci sono le cause. Abbiamo tre grossi gruppi di cause che sono alla base. Una è più filosofica, i nostri valori, i nostri convincimenti, le nostre filosofie. E queste configurano, informano la vita dei nostri figli, quali sono il motore dei nostri convincimenti e come possono cambiare il nostro modo di pensare e di considerare il mondo. Quali aspirazioni vogliamo per noi stessi, ma anche in particolare direi per tutti coloro che hanno molto meno di quanto noi abbiamo. In secondo luogo dobbiamo guardare in modo analitico il sistema economico. Sono veramente fuori ogni limite, c'è un grosso divario nel nostro, nei sistemi economici. I nostri sistemi economici sono sistemi bancari finanziari e devono essere riallineati con gli obiettivi economici e le aspirazioni per le nostre economie. In secondo luogo vi è stato un divorzio fra i nostri modelli economici e l'occupazione, semplicemente stiamo sostituendo il lavoro continuamente con problemi sociali sconosciuti e non lineari. Dobbiamo considerare come riallineare la nostra economia con la necessità di ridurre la povertà e in parte ciò deve avvenire trovando posti di lavoro. Dobbiamo infine riallineare i nostri modelli economici con un mondo che conosciamo essere limitato e molto prezioso. Abbiamo dei valori, ma a volte non li apprezziamo in pieno e queste sono le nostre risorse naturali ed è e sono essenziali per la nostra vita su questo pianeta, l'acqua, la terra, li stiamo distruggendo ad una velocità senza pari. Quindi dobbiamo allineare tutti questi obiettivi e un settore finale è la questione della governance e dell'istituzione. E quale pensiero dovranno avere le prossime generazioni per il bene comune e il bene privato in modo più armonioso e come introdurremo il pensiero a lungo termine nei sistemi politici, quando invece i 3 anni sono il lungo termine e in alcuni paesi addirittura il lungo termine o un anno ancora meno. I sistemi politici devono essere allineati anch'essi con il lungo termine, quindi vediamo moltissime sfide ma allo stesso tempo vediamo grandissime opportunità. In un certo senso le soluzioni esistono, però dobbiamo comprendere come devono essere guidate. Se non abbiamo la volontà politica, se non abbiamo questa spinta, se non vogliamo motivare tutto questo, quindi l'agenda del Club of Rome è la comunicazione. Dobbiamo comunicare il nostro pensiero, lo spirito del dibattito. Non dobbiamo soltanto essere persone della nostra età, ma dobbiamo portare questi pensieri anche giovani. Noi affrontiamo nei nostri programmi ora molto con i giovani l'idea che alla base è che deve esserci un dibattito tra coloro che ne subiranno gli effetti di questo mondo. Penso che siamo molto orgogliosi nel Club di Roma di costruire sul patrimonio che abbiamo ricevuto, che vediamo oggi e di cui Gianfranco ha parlato, però siamo anche molto orgogliosi di pensare dove possiamo incoraggiare il dibattito
sul futuro di questo pianeta, e credo veramente, come ho già detto prima, che siamo in un punto di inflessione importante e che in prossimi 10-15 anni definiranno se avremo o no un pianeta più sicuro e più felice. Grazie molte, Ian. Lui, parlare di lui, avete visto una fotografia da giovane quando avevano presentato per la prima volta il rapporto Limits to Growth allo Smithsonian. Come sapete, Jorgen ha scritto un altro libro che è di nuovo 40 anni dopo un rapporto al Club di Roma, 2052, scenari globali per i prossimi 40 anni. E che sarà il tema della sua lecture. Lasciatemi dire qualche cosa su Jorgen. Dopo aver ottenuto il suo PhD all'MIT, alla Sloan School of Management, Jorgen ha lavorato per un po' nell'industria privata prima di trasferirsi al Ministero per il Long Term Planning in Norvegia. Però dal 1981 al 1989 è stato il presidente della Norwegian Business School in Oslo, che è l'unica business school privata in Norvegia, dove adesso rimane come professore di strategie climatiche. Dal 1994 al 1999 è stato Deputy Director General del World Wildlife Fund for Nature in Ginevra, quindi la sua connessione col WWF è molto naturale. E nella sua carriera Jorgen è stato membro di moltissimi consigli di amministrazione sia in Norvegia che in altri posti, e specialmente nel 2006 è stato nominato presidente della commissione per ridurre i gas serra del governo norvegese, e continua a essere membro di Sustainability Council di molte compagnie, per esempio come la Dow Chemical e British Telecom. Adesso ho veramente il gran piacere di passare la parola a lui. Però prima di incominciare la sua lecture, ci sono ancora dei posti. Come Jorgen mi ha detto, la sua lecture sarà lunga, quindi sedetevi adesso o rimanete in piedi per molto tempo. C'è ancora 3 o 4 posti. Non... Soprattutto le signore. Sì. Non state in piedi, sedetevi tranquillamente. Benissimo, l'ultima chance di sedervi. Anche qua proprio, non abbiate paura, il relatore è buonissimo ed è anche bravissimo. Jorgen, it's your work. Ci dispiace, ecco, ora acceso, grazie. Buongiorno, grazie moltissime per avermi invitato e per avermi dato questa opportunità di celebrare Aurelio Peccei e il Club di Roma. Lo farò presentando la mia visione del mondo e anche suggerendo come risolvere i problemi che stiamo affrontando. Come sapete, ho passato 40 anni della mia vita lavorando per lo sviluppo sostenibile e in realtà sono un fallito. Oggi il mondo è meno sostenibile di quando ho cominciato questo duro lavoro nel 1972. La grande questione è come si può utilizzare questa esperienza per apprendere e per creare soluzioni migliori per il mondo, soluzioni che auspicabilmente effettivamente risolveranno il problema della sostenibilità. E questo è ciò che in linea di principio ho tentato di fare nel libro 2052 per descrivere la problematica del mondo globale, come lo chiamava Aurelio Peccei, e poi cercherò di dare una risposta a questa problematica. 40 anni fa,
i miei amici ed io abbiamo scritto il primo rapporto sui limiti dello sviluppo. Questo libro era chiamato Limits to Growth, i limiti dello sviluppo. Noi abbiamo presentato all'epoca 12 scenari per il mondo dal 1970 fino al 2100. Sei di questi scenari erano, per così dire, scenari tristi in cui in un modo o nell'altro tutto andava male, l'energia terminava, le risorse finivano, cose di questo genere. Sei invece di questi scenari erano molto più positivi. In questo caso il mondo riusciva a conseguire un certo grado di sostenibilità nel corso del XXI secolo, ma l'importante messaggio dei limiti dello sviluppo non è stato afferrato dalla maggior parte delle persone e che all'epoca, nel 1972, non si conosceva a sufficienza per sapere quale di questi possibili scenari sarebbe stato il possibile. Il reale, quello che abbiamo scritto nel 1972 e abbiamo fatto è stato quello di scrivere tre conclusioni piuttosto generali. La prima era che il pianeta è piccolo, così piccolo che non si può continuare a lavorare come al solito, continuare a crescere come al solito per altri 100 anni senza raggiungere i limiti del pianeta. La seconda conclusione è che naturalmente c'era la possibilità di raggiungere questo picco. I sistemi di governance che utilizzavamo all'epoca, il capitalismo e la democrazia, avrebbero reagito così lentamente di fronte ai limiti futuri del pianeta che non avrebbero che avrebbero permesso all'attività umana, all'umanità, di espandersi oltre la capacità sostenibile del pianeta. La terza cosa che abbiamo affermato è che se ciò sarebbe avvenuto, una volta fossimo stati al di là del punto di non ritorno, saremmo stati veramente in una crisi o nel pianeta o nel sistema operativo. Oggi, 40 anni dopo, sappiamo molto di più di quanto sapessimo nel 1972. Prima di tutto sappiamo che la crescita effettivamente è continuata per altri 40 anni. La popolazione mondiale e l'economica mondiale e l'impronta mondiale è continuato a crescere al contrario delle opinioni di molti nel mondo. La seconda cosa molto più importante è che le istituzioni globali, le istituzioni della governance globale, hanno permesso all'attività umana di espandersi oltre i limiti di ciò che è sostenibile a lungo termine, e la prova più semplice è naturalmente il modo in cui trattiamo o non trattiamo, per meglio dire, le emissioni di gas serra. Noi emettiamo due volte più gas serra nell'atmosfera di quanto ne vengano assorbite dalle foreste o dagli nostri oceani. Il residuo finisce nell'atmosfera e si accumula, e quindi abbiamo una concentrazione di CO2 nell'atmosfera che sale. E le temperature anche saliranno, e questo non si fermerà fino a quando non smetteremo di emettere CO2 in atmosfera. E siamo ora già in questa situazione. La terza conclusione interessante degli ultimi 40 anni è il fatto che altre risorse non sono finite, non abbiamo esaurito l'energia o la terra o l'acqua, e tuttavia, eppure, qualcuno di voi potrebbe per cortesia spegnere i microfoni che non sono stati utilizzati? E anche i telefonini, ce ne sono molti ancora. Quindi, per favore, perché è molto sgradevole. Mi dispiace, scusate. Quindi non solo sappiamo
Perché sta succedendo questo? Va bene. Ci rinuncio, ok. Va bene, non fa niente, ignorate quello che ho detto. Quindi attualmente sappiamo anche molto di più di quanto non sapessimo 40 anni fa e penso che effettivamente sappiamo così tanto che è possibile prevedere in termini generali ciò che accadrà effettivamente nel futuro, quindi non dobbiamo più affidarsi su analisi di scenario in cui diciamo se facciamo questo accadrà questo, se facciamo quello accadrà quest'altro, è effettivamente possibile ora predire ciò che accadrà effettivamente nel futuro, è possibile dire ciò che decideremo di fare e di conseguenza potremo usare le parole di Aurelio Peccei. Noi sapremo che cosa accadrà, concordo sul fatto che questo non possiamo farlo per un orizzonte di 130 anni, ma per i prossimi 40 anni, quello che ho fatto, sono convinto che sappiamo a sufficienza per poter predire ciò che accadrà. Effettivamente è possibile dire ciò che decideremo di fare in quel periodo, in quell'arco di tempo. È noioso, lo so, ed è uno sforzo super straordinario. È uno sforzo veramente straordinario. Sono azioni che dicono che cosa probabilmente faremo. Non credo che ciò accadrà e quindi di conseguenza vi presenterò quello che penso che accadrà veramente, che accadrà. La spinta in questo momento è così forte che il range di alternative future, la forbice che era molto ampia nel futuro è ora così stretta che e nell'ambito di una incertezza ragionevole si potrà vedere che cosa predire, che cosa si farà nei prossimi 40 anni. La mia risposta è descritta in grande dettaglio nel libro 2052 che è stato pubblicato in giugno negli Stati Uniti e da allora pubblicato in molte altre lingue. La cosa importante di questa diapositiva è il sito web del libro, il fatto che esiste su www.2052info in diversi modelli, equazioni, esistono degli spreadsheet, così che voi potrete fare la vostra versione della predizione. La mia previsione è la migliore naturalmente, ma voi se volete potete cimentarvi con la vostra previsione gratuitamente, quindi fate il login e provate. È veramente impossibile spegnere questi aggeggi così irritanti. You think so? You really pensate veramente? Ok, allora lo accetto. Però ci deve essere qualcuno che è veramente sordo, qui nel pubblico. Ho fatto la mia previsione dividendo il mondo in 5 regioni e queste sono le regioni indicate sul diapositiva. Ho trattato gli Stati Uniti come un'unità, la Cina come seconda unità, il resto del mondo industriale come terza unità, voi fate parte di questo mondo, i paesi brise, Brasile, Russia, India, Sudafrica e le 10 economie emergenti più grandi, con più di 100 milioni di abitanti, il resto del mondo sono 140 altri paesi, principalmente grandi, di grandi dimensioni e piccoli, scusi, ma molto popolosi. Ho fatto delle previsioni per queste 5 regioni e questa è la previsione mondiale. Permettetevi di darvi l'essenza di questa previsione mondiale prima di parlare di conseguenza. La cosa più semplice da prevedere è la popolazione mondiale a causa della grande spinta che abbiamo in questo sistema. La popolazione mondiale raggiungerà il suo picco nel 2040 con circa 8 miliardi di persone e poi questo picco scenderà nel 2050, la ragione è molto vicina al minimo, alla stima minima degli Stati Uniti, non è quella che avete sempre sentito, non vorrei parlare né di 9 miliardi né di 10 miliardi, il motivo per cui la popolazione mondiale scenderà, il numero è fatto della continuazione del calo drammatico del tasso di fertilità. Nel 1980 le donne avevano 4 figli e mezzo, nel 2010 2 e mezzo,
e poi ora soltanto uno. Questo accadrà nel mondo ricco. Oggi le donne, se devono scegliere fra la carriera e il lavoro e la famiglia, scelgono la carriera. Nel mondo povero, a causa della crescente urbanizzazione, le donne sceglieranno di avere molti meno figli perché vivranno nei ghetti. In un villaggio ha un senso avere tanti bambini, in un ghetto non ha nessun senso. E i poveri sono poveri, ma non sono stupidi. Quindi la risposta sarà piuttosto forte. E questo è l'effetto totale. Dal punto di vista dell'economia mondiale, il PIL, Giovannini ne ha parlato. La mia previsione è che vedremo una crescita economica molto più lenta nei prossimi 40 anni rispetto agli ultimi 40. E vi spiegherò perché. Negli ultimi 40 anni l'economia è cresciuta ad un tasso di 3,5% tasso reale. Questo significa che le economie erano 4 volte più grandi di quanto io ho iniziato a parlare nel 1970. Se avessimo continuato così, se le società occidentali consegue questo obiettivo di continuare a crescere, l'economia mondiale nel 2050 sarà 4 volte maggiore di quanto non sia ora, e avremo tutti i problemi delle risorse che Gianfranco ha menzionato, la mancanza di risorse e l'impronta ecologica sarà molto forte, ma ciò non accadrà. Ciò che invece accadrà è che il mondo, il PIL del mondo, può essere visto come il prodotto della forza lavoro delle persone fra 15 e 65 anni moltiplicato per la produttività di queste persone, quindi il rendimento di queste persone in questo gruppo di età. La forza lavoro raggiungerà il suo picco nel 2040 e poi scenderà, come abbiamo detto, quindi il numero di forza lavoro scenderà. Ciò che accadrà alla produttività di queste persone è facile vederlo nel mondo ricco. Stagnerà, raggiungeremo una stagnazione, la crescita di produttività scenderà a zero. Questo è perché in un'economia moderna e avanzata abbiamo già avuto l'aumento semplice della produttività, per esempio muovendo, spostando la popolazione rurale nelle industrie. Poi in ufficio abbiamo aggiunto i computer, quindi le persone hanno cominciato a lavorare nei servizi, e poi abbiamo cominciato a lavorare nel campo dell'intrattenimento, della salute, dell'istruzione. Quindi la maggior parte della popolazione è finita in questo pantano di software, e quindi il compito nel mondo ricco è quello di crescere la produttività delle donne che mi guarderanno lavorare in casa. Se guardate le statistiche vedrete come la crescita di produttività è scesa dal 3% all'anno a persona negli Stati Uniti, si è molto avvicinata allo zero ora. Questa è la ragione per cui avremo un'economia che cresce nel mondo ricco, negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, quasi zero. Naturalmente il mondo povero in Cina e nelle economie emergenti naturalmente recupereranno, raggiungeranno la nostra percentuale. La somma, se vedete, è questa: avremo un'economia che sarà soltanto il doppio nel 2050 di quanto sia ora. Le notizie cattive sono che ciò significa molta più povertà nel 2050 di quanto avremmo fatto. Le buone notizie sono quello che l'impronta ecologica nel 2050 sarà molto minore di quanto invece sia ora. Avremo però un altro problema nei prossimi 40 anni, cioè il fatto che dovremo utilizzare una parte di lavoro e di capitale per gestire l'inquinamento, il cambiamento climatico, il danno al clima e soprattutto l'ingiustizia, le disparità attuali che si stanno evolvendo, in particolare nel mondo ricco. Ciò significa, per dirlo in modo volgare, sono vissuto negli Stati Uniti, li ho amati, però sono molto critico di ciò che sta accadendo in quel luogo. Negli Stati Uniti non c'è nessun modo per concordare su azioni forti e costose per ridurre le emissioni di gas. Lo stessi fondi saranno però utilizzati per riparare i danni causati da un uragano.
Quindi, se non facciamo quello prima, subiremo altri uragani come quello di Sandy o quello di New Orleans, oppure sulla costa di New York, e alla fine saremo obbligati a riparare questi danni. Ciò che la società, se per esempio prendiamo l'area dell'energia, possiamo per esempio prelevare il petrolio molto a buon mercato dal Texas, oppure invece prenderlo a costi elevati a 200 metri di profondità nell'Artico. Questo significa, in linea di principio, dovremo spostare una sempre crescente frazione dell'economia in quello che io chiamo investimenti, oppure potreste chiamarli lavori di riparazione inevitabile. Dovremo spendere moltissime ore di lavoro, forza lavoro e capitale per sistemare tutti questi problemi. Questa parte di investimento dell'economia crescerà, dovrà crescere. Quello che dovremo spendere sul consumo sarà il resto, e quindi la produzione dell'abbigliamento, del cibo e, diciamo, i normali beni di consumo ristagnerà nel 2030, quindi il consumo mondiale dei beni e dei servizi non sarà mai tanto alto quanto lo sarà nel 2040, e poi diminuirà. E non è che questo diminuirà perché il WWF alla fine riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi di tentare di diminuire il consumo. Purtroppo scenderà perché le economie saranno incapaci di crescere ulteriormente, e la natura avrà la sua vendetta in qualche modo e costringerci a investire nel rimediare ai danni subiti. Questo potrebbe sembrare un dettaglio tecnico, ma la cosa positiva di questo lavoro di riparazione è che ovviamente rappresenta occupazione, ci saranno nuovi posti di lavoro, dovremo impiegare persone per fare le riparazioni. Chiaramente la cosa negativa è che le tasse che dovremo pagare per finanziare la costruzione delle dighe per tenere lontano il mare sarà talmente tanto che quello che ci rimarrà per il consumo sarà una cifra purtroppo stabile. Ma se avete capito questi tre punti, il declino della fertilità, il rallentamento della crescita della produttività e i problemi moderni che dovremo necessariamente gestire dopo il disastro, perché siamo così stupidi da non riuscire ad evitarli, bene, è tutto lì, il resto è facile. Quanta energia sarà necessaria? Basta moltiplicare il PIL con l'utilizzo di energia per unità di PIL, che ci dà l'intensità dell'energia, che è incredibilmente diminuita grazie alle innovazioni tecnologiche. Questo continuerà, questa tendenza. Il consumo di energia avrà un picco attorno al 2040 e poi declinerà in seguito. Se guardiamo i dettagli per vedere che tipo di energia utilizzeremo, vedremo che continueremo a utilizzare il carbone, petrolio e gas per un po', e poi vedremo il declino di queste risorse. Declineranno non perché ci sarà una mancanza di queste risorse. Gli ingegneri tra di voi potranno analizzare il grafico: quanto carbone, petrolio e gas utilizzeremo nei prossimi 40 anni. Beh, lo potete elaborare e vedrete che le cifre corrispondono alla metà delle risorse previste dalle aziende energetiche nel mondo. Abbiamo già previsto il doppio dell'energia fossile di quella che effettivamente verrà utilizzata nei prossimi 40 anni, il che vuol dire che è proprio idiota. In Norvegia, attraverso la propria agenzia energetica, sta esplorando e facendo una prospezione petrolifera per trovare nuove risorse, risorse molto 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 costose che non utilizzeremo nei prossimi 40 anni. Perché i combustibili fossili diminuiranno? Perché la linea gialla, quelle rinnovabili, sta penetrando sempre di più nel mercato, quindi avremo più energia solare, eolica, idrologica, biomassa, eccetera, e questo è il motivo per cui nel 2050
soltanto la metà dell'economia verrà alimentata dai combustibili fossili, il resto saranno rinnovabili, però insomma la metà è sempre, e sarà sempre alimentata dai combustibili fossili, e quindi possiamo calcolare anche le emissioni di anidride carbonica facendo un rapido calcolo, e vedremo questa curva che è interessante perché per 20 anni i negoziatori stanno chiedendo una riduzione del 50-80% entro il 2050, perché questo è necessario per mantenere sotto controllo, ovvero meno di 2 gradi e l'aumento della temperatura. Invece quello che io dico è che nel 2050 purtroppo le emissioni saranno esattamente uguali a quelle di oggi. La differenza è che oggi le emissioni crescono al 3% l'anno, mentre nel 2050 diminuiranno del 3% l'anno, ma non succederà questo perché i negoziatori avranno fatto bene il loro lavoro, ma diminuiranno perché l'economia a quel punto declinerà, l'efficienza energetica sarà migliorata e le rinnovabili gradualmente saranno entrate in gioco. Se so quante saranno le emissioni di CO2 nei prossimi anni, è facile calcolare quanto farà caldo. Abbiamo queste modellazioni computeristiche. Ci saranno più 2 gradi centigradi nel 2050 e quindi sfonderemo quello che sarà la soglia di grande pericolo. E se il modello continua, vedrete che nel 2080 avremo una maggiorazione dei 3 gradi. E dopo ci sarà un plateau e ci sarà una diminuzione dopo centinaia di anni a causa della semivita, quindi i tempi di smaltimento della CO2. Bello, brutto? La scienza non sa se un aumento di 3 gradi centigradi scioglierà i ghiacci polari. Se lo farà, un'enorme quantità di metano verrà rilasciata e potrebbe innescare un cambiamento climatico inarrestabile. Se non scioglie i ghiacci, allora avremo solo il problema dell'aumento di cambiamenti climatici drammatici e di eventi climatici devastanti, quindi più siccità, più calore, più uragani, tutte le cose di cui leggiamo ogni giorno, purtroppo. Per finire, per sottolineare un altro punto, ci sono molte dimensioni, molti dettagli chiaramente nel libro che adesso non ho tempo di menzionare, ma ce n'è uno che vale la pena menzionare, ovvero la produzione di cibo. Dato che saprò quanti saremo e quanti saranno i ricchi, posso sapere quanto sarà il cibo che avremo a disposizione. Questo cibo può essere prodotto, la linea rossa? Sì, siamo in grado di produrre più cibo, acquisteremo il 70% in più di cibo di quello che consumiamo oggi, sì, riusciremo a produrlo, abbiamo terre a sufficienza per farlo, le riserve dell'Ucraina e del Brasile verranno sfruttate, abbiamo le tecnologie adeguate, non è un problema. E quindi mi chiederete, non ci sarà più la fame? No, ci sarà, c'è oggi e ci sarà anche nel futuro, e la fame non ha niente a che vedere con i limiti planetari sulla produzione del cibo. Possiamo facilmente produrre 3 volte il cibo che produciamo oggi. Il motivo per cui c'è la fame nel mondo è lo stesso motivo di oggi e lo sarà anche nel 2050. I poveri in Africa non si potranno permettere di pagare il denaro sufficiente ai contadini dell'Ucraina per produrre per loro cibo. Ed ecco come la fame che esiste oggi continuerà purtroppo ad esistere a causa di questa ineguaglianza e ingiustizia sociale. Stessi motivi. Quindi mi dispiace per questo orribile scenario e questa introduzione lunga e pessimista. Adesso vorrei contribuire a gestire un po' questa informazione, però adesso innanzitutto bisogna essere in grado di dire a vostro marito o moglie oggi: bene, questo signor Randers che ha detto? Che ho detto che la popolazione del mondo e l'economia cresceranno più lentamente verso il 2052 di quanto non ci si aspetta, però a sufficienza per innescare una crisi ambientale. Il consumo stagnerà perché noi dovremo sempre spendere più soldi per riparare i danni di questi cambiamenti.
questo è lo scenario numero due, vi faccio notare, del report del 1972. Dei 12 scenari, probabilmente dovremmo quindi concentrarsi su quello che era lo scenario numero due degli anni 70. In altre parole, purtroppo questa è un'immagine triste. Dobbiamo affrontare una crescita economica lenta per decenni. Quindi è una ripetizione un po' di quello che è successo nei 10 anni e continuerà per i prossimi 40 anche nel mondo ricco. Questo succederà in un mondo che sta scivolando gradualmente verso una situazione climatica meno positiva, con un aumento degli eventi che adesso consideriamo sporadici. Ci sarà anche una tensione sociale sempre crescente che proviene normalmente nelle società capitaliste quando la crescita economica è lenta, e la differenza che esiste tra i disoccupati e il resto di coloro che hanno un lavoro. L'unico vantaggio è che noi non affronteremo queste purtroppo pubblicizzate scarsità o mancanza di risorse, perché la nostra capacità di produzione sarà superiore alla domanda. E purtroppo l'ultimo dato triste è che non ci sarà un'unica catastrofe ambientale nei prossimi 40 anni che stimolerà e spingerà drammaticamente l'umanità a rimediare alla situazione. Io ho anche sperato che ci sarebbe stata una cosa sufficientemente disastrosa e devastante a spingerci, a impaurirci in un'azione più incisiva. No, dopo aver visto la mancanza di reazione negli Stati Uniti a seguito della catastrofe dell'uragano Caterina che ha colpito Nuova Orleans, dopo la mancanza di questa reazione, io veramente non ho più illusioni rispetto a una decisiva azione per cambiare la crisi climatica che stiamo affrontando. Adesso vorrei deviacizzare un po' il quadro passando dalle medie globali di cui ho parlato e quindi per considerare una variabile e considerarla a livello regionale. Quindi scelgo chiaramente il reddito disponibile al netto delle tasse. Questo è calcolato nei dollari per le 5 regioni dal 1970 al 2050. A sinistra abbiamo i dati ovviamente storici e quelli a destra sono quelli futuri. Quindi chiaramente negli Stati Uniti abbiamo la maggiore produttività e quindi dove il reddito disponibile al netto delle tasse è maggiore. C'è stato veramente un aumento significativo, un raddoppio, e quelli che conoscono gli Stati Uniti sanno che questo non è vero. Quello che è successo negli ultimi 30 anni è che la borghesia e le classi più povere hanno avuto un reddito stabile, gli operai non hanno migliorato il loro stile di vita, mentre l'elite si è accaparrata tutta la crescita. Quindi il 10% in cima si è accaparrato tutta la nuova ricchezza. Però parliamo della media, torniamo alla media, anche la media diminuirà, quindi il lavoratore che non ha visto un aumento del proprio reddito nei prossimi 30 anni non lo vedrà neanche per i prossimi 40 anni. Perché questo declino generale? Innanzitutto perché gli Stati Uniti hanno l'economia più matura al mondo e quindi sono quelli veramente che hanno a che vedere col problema della mancanza di crescita di produttività. Poi hanno un enorme debito verso la Cina, devono un terzo del proprio PIL alla Cina, devono quindi ristrutturare l'economia in modo da produrre qualcosa che i cinesi vogliono comprare. Questo richiede decisioni complesse negli Stati Uniti. Questo mi porta al terzo punto. Il terzo punto è che gli Stati Uniti ha un sistema decisionale disfunzionale, non sono in grado neanche di prendere decisioni semplici rapidamente, e lasciamo perdere le decisioni complesse che potrebbero far crescere quella linea blu. Le problematiche di redistribuzione del reddito e di ricchezza sono completamente ignorate, queste decisioni non vengono prese e quindi nei prossimi 40 anni gli Stati Uniti declineranno. La linea verde siamo noi, la Norvegia è molto ricca, ma noi non siamo quindi un esempio interessante, ma questa è l'Unione Europea e il Giappone, diciamo. Anche qui un plateau nei prossimi 40 anni e per gli stessi motivi degli Stati Uniti.
Però noi siamo meno maturi e quindi possiamo copiare gli americani e far aumentare la crescita della produttività. Non abbiamo un enorme debito con i cinesi e anche se il nostro sistema decisionale non è perfetto, perlomeno gli europei ogni tanto sono in grado di prendere delle decisioni efficaci. Un pochino meglio degli Stati Uniti, no? Il vincitore chi è? I rossi sono i cinesi, il reddito pro capite disponibile quintuplicherà nei prossimi anni e nel 2050 in media sarà il cinese medio sarà ricco quanto un europeo. Com'è possibile? È possibile a causa dell'allineamento perfetto tra l'interesse del cittadino medio e l'interesse del Partito Comunista Cinese. Entrambi sono assolutamente decisi a realizzare un aumento rapido del consumo. La Cina è lo stato più materialista, la cultura più materialista sulla superficie del mondo. Il 97% dei cinesi, chiaramente è inventato, vuol dire molti, moltissimi cinesi, sono assolutamente decisi e allineati al partito, vogliono che la Cina diventi più ricca possibile nel minor tempo possibile e secondo me lo faranno, perché il 3% della popolazione che magari preferirebbe dire quello che pensa piuttosto che diventare ricca verrà tenuta sotto controllo dalla maggioranza democratica che vuole la ricchezza. Questa è la storia per come la vedo io. Le altre linee rappresentano i paesi, scusate, la linea rosa sono i paesi in via di sviluppo, ce ne sono molti, 7, però 7 riusciranno diventare più ricche e altri no. L'Indonesia ce la farà o no? Non lo so, è difficile dirlo. Per esempio, la linea gialla sono i 140 paesi più piccoli e più poveri del mondo. Sono cresciuti di un paio di punti percentuali l'anno negli ultimi anni, da $1 al giorno come reddito pro capite disponibile nel 1970, $2 al giorno di adesso, che diventeranno $4 al giorno nel 2050. Sì, ci saranno anche loro, ma saranno purtroppo ancora molto poveri, però 2 volte più ricchi di quello che sono, ahimè, adesso. Questi sono i dettagli. Come faccio a sapere che questo succederà? Come faccio a essere così arrogantemente certo di questo? Beh, la risposta è molto semplice. Questa è la soluzione meno costosa. Questo è quello che si ottiene se ogni nazione continua a perseguire i suoi interessi a breve termine. Questo è quello che si ottiene quando i macroeconomisti si concentrano tutti i loro soldi sulla soluzione cosiddetta più efficiente. Questa è la somma della massimizzazione degli utili e del capitale a breve termine. Questo è quello che succede ed è molto triste secondo me, perché non soltanto è possibile tecnicamente risolvere il problema del clima, e non è neanche economicamente costoso. Tutte le analisi che sono state realizzate dimostrano che se si spostano il 2% del lavoro e del capitale dal mondo, dai settori sporchi a quelli puliti, il problema si risolve. Quindi se prendete coloro che costruiscono macchine e li costringiamo a produrre macchine elettriche, se prendiamo quelli che utilizzano bruciatori a carbone e insistiamo che costruiscano pannelli solari, se prendiamo quelli che lavorano agli oleodotti e diciamo che devono creare dei fili elettrici per distribuire elettricità dalle pale eoliche, risolviamo il problema. Ammonta al 2% della forza lavoro e del capitale del mondo, secondo tantissime analisi di esperti. Perché vedete, io mi irrito quando parlo di questo, perché c'è una resistenza enorme che esiste contro questo approccio razionale al problema. Tento di dire a tutti qual è il 2% del PIL. È come dire, se avessimo scelto di risolvere il problema climatico, quindi di fare questa modifica, di questo spostamento del lavoro del capitale, saremmo tanto ricchi nel dicembre 2033 di quanto lo saremmo a marzo dello stesso anno. Ecco che cosa voglio dire, si tratta sempre di un differimento di una crescita del reddito
di pochi mesi, forse un anno. Questo è quello che ci sarebbe costato, soltanto questo. Ma anche se questo è una, questa è una soluzione veramente incredibilmente poco costosa, è più costosa del far nulla, e noi continueremo a non far nulla a causa di questa valutazione a breve termine che vogliamo insistere ad adottare. Qualcuno pensa che il capitalismo, che il mercato risolverà il problema. No, no, non lo farà. Il capitalismo è realizzato per stanziare il capitale ai progetti più efficienti dal punto di vista del costo, quelli meno costosi. Non abbiamo bisogno di questo, non abbiamo dare capitale a per produrre energia col carbone, dobbiamo dare il capitale alle pale eoliche, che sono più costose di quello che brucia carbone. Il capitalismo da solo non ci riuscirà, quindi la responsabilità sociale delle aziende eccetera eccetera finora è ancora senza soluzione. Alcuni ci dicono: ma è facilissimo, è il Parlamento che può regolamentare il capitalismo per allineare gli interessi delle aziende e dell'industria con gli interessi della società. E io dico: buona fortuna a voi. Il punto è che questo è quello che abbiamo tentato di fare per 20 anni, anche nella semplice tematica del carbon tax. Se riuscissimo a elaborare una carbon tax per spostare gli incentivi nella direzione giusta, sarebbe bene. Che cosa succede invece? Niente. Perché non succede niente nella carbon tax? Perché perché gli elettori scoprono molto rapidamente che questo vorrebbe dire che la bolletta dell'elettricità sarebbe più costosa, e quindi di fatto gli elettori potrebbero quindi non rieleggere mai un politico così coraggioso. Quindi il problema è la prospettiva a breve termine della natura umana. La gente non vuole fare un sacrificio oggi per ottenere un vantaggio non certo per il domani, per i figli o per i nipoti tra 60 anni. Sì, siamo in grado di fare un sacrificio oggi, per esempio andare a scuola per 5 anni per avere una promozione sul lavoro magari tra 5 anni, ma non vogliono andare al di là, a guardare a 30 o a 60 anni nel futuro. Non c'è questa volontà. In sintesi, abbiamo una situazione in cui questa natura della valutazione a breve dell'uomo viene riflessa dalle istituzioni di cui ci dotiamo, la democrazia e il capitalismo, in un modo tale che è possibile assolutamente predire quello che succederà. L'interesse a breve termine avrà il mondo sotto controllo e ci terrà su questo sentiero stretto che ci porterà verso la catastrofe climatica. Di solito io finisco il mio discorso qua. Ho imparato dalle tante volte che ho fatto che non è una buona idea a livello pedagogico, perché molti mi chiedono: ma allora che ci dobbiamo fare? E io dico: state perdendo il mio tempo, perché io vi posso dire quello che si dovrebbe fare, perché non verrà fatto, perché è più costoso che non far niente, e tutti voi sceglierete di non far niente. Quindi perché parlare di cose accademiche? No, quindi ho imparato che questa è una discussione che non mi porta vincitore, e adesso vi dico quello che si dovrebbe fare secondo me. Innanzitutto, il problema più importante dalla mia prospettiva è ridurre le emissioni globali di anidride carbonica, iniziando dal mondo ricco, dove noi produciamo la gran parte delle emissioni e dove dobbiamo sviluppare le soluzioni prima di chiedere ai poveri di farlo. Quindi la prima cosa è questa. Chiaramente questa è la popolazione moltiplicata per le emissioni, quindi dobbiamo attaccare entrambe i fattori. Quindi innanzitutto bisogna ridurre la popolazione. Mia figlia è il problema, lei consuma tra 30 e 60 la quantità di energia di una povera indiana, quindi dobbiamo controllare la popolazione nel mondo ricco. E devo dire, l'Italia sta facendo benissimo. L'Italia ha il tasso di fertilità più basso del mondo,
E tutti voi sapete perché questo sta succedendo, perché avete organizzato in Italia una società in cui è impossibile per le donne di avere tanto un lavoro quanto i figli, e quindi queste poverette si scelgono la carriera, quindi dobbiamo copiare l'Italia. Dobbiamo ovviamente ridurre le emissioni di CO2 a pro capite, è semplice, bisogna impedire l'utilizzo del carbone o petrolio e gas, facile, efficiente, bisogna farlo nel mondo ricco e magari dopo più lentamente si può fare nel resto del mondo. Diciamo, questa è l'analisi così un po' più superficiale, questo non succederà perché la democrazia non ci farà approvare queste norme e il capitalismo non attuerà queste soluzioni, quindi andiamo a livello più profondo, il livello 2. Quindi che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo combattere e neutralizzare la natura a breve termine dell'essere umano, ancora una volta iniziando noi nel mondo ricco, sono il miliardo di persone che rappresentiamo noi, siamo noi il problema, gli altri sono meno importanti per il momento. Questo è facendo uno sforzo globale nel mondo ricco di fare in modo che tre cose: uno, tutti comprendano che la causa di base è questa natura di previsione a breve termine dell'uomo che ci fa dire oggi non voglio fare un sacrificio per rendere la vita migliore dei miei nipotini, è troppo lontano, non me ne importa niente. Punto 2, bisogna fare in modo che tutti si impegnino, che ognuno di noi sia in grado di fare quello che deve fare equamente se la maggioranza lo impone. Cioè, se voi, il 50% più uno, mi dice che devo fare una cosa, io sono disponibile a fare quello che mi dite. Quindi la volontà di fare qualche cosa se gli altri dicono, ragionevolmente, democraticamente, che va fatto. Numero 3, che il modo più facile per realizzare questo è di fare la cosa seguente. C'è qualcuno che dice praticamente che le azioni combinate degli individui risolveranno il problema delle emissioni di CO2, e non è vero, questo per essere efficace deve essere fatto dalla comunità, da tutti noi. L'azione collettiva finanziata dalle tesse quindi deve essere il terzo punto che dobbiamo accettare. Se qualcuno vuole fare qualcosa di più concreto, ovviamente individualmente può iniziare avendo meno figli, smettendo di comprare il petrolio e il gas, e può anche comprare i crediti sulle emissioni europee e bruciarli per riscaldarsi a Natale. Vi ringrazio. Thank you very much, Jürgen. Grazie molte, Jürgen. Accetteresti di rispondere a alcune domande? Domande, fate pure qualsiasi domanda che volete, perché Jürgen è disposto a rispondere su tutto. Yeah. Fa lo stesso. So I would like to ask you. So how do you see fundamental research in all these graphs? Vorrei chiederle come vede la ricerca fondamentale in tutto questo? Perché la ricerca fondamentale è cambiato. Non si sente, noi preghiamo. Cioè internet, perché è cambiato molto? Quando lei ha cominciato la sua relazione non c'era internet, e io penso che la mia domanda riguarda appunto quale sarà l'influsso di internet. La risposta alla sua domanda è riguarda i progressi tecnologici, il modo in cui ho tradotto la sua domanda. Io penso che vedremo grandi benefici dal progresso tecnologico nei prossimi 40 anni, primariamente nell'area dell'efficienza energetica e nell'area delle energie rinnovabili. Questo cambiamento continuerà e chiederà moltissima ricerca fondamentale, ricerca e investimenti e applicazioni per mantenere l'aumento dell'efficienza energetica, così come indicato nei prossimi 40 anni. Questa è una cosa, sì, vi sarà molto progresso tecnologico, ma no, non vi sarà nessun tipo di progresso tecnologico
del tipo che definirei azione straordinaria, qualcosa che sarà così diversa da poter ribaltare questo sistema di economia di 67 triliardi di economia per spostarla dal cammino che sta seguendo. Permettetemi di farvi un esempio. Internet, molti pensano che Internet sia un possa essere di ausilio in questo tipo di situazione. Secondo me non lo è. L'avrebbe potuto essere un aiuto se il problema fosse stata una mancanza di conoscenze, perché quello che posso ora fare con il mio telefonino, posso avere una risposta a qualunque tipo di domanda in qualunque momento. Se questo fosse stata la strettoia, allora avremmo avuto un aiuto, ma in realtà questo non è quello che conta. Noi sappiamo che cosa deve essere fatto, noi sappiamo, l'abbiamo saputo, lo sappiamo già da 40 anni, ma il problema è che noi non vogliamo. Sappiamo la soluzione, la conosciamo, ma non la vogliamo. E Internet effettivamente ulteriormente complica il problema, perché nella società moderna, man mano che la società si arricchisce, soprattutto sono i gruppi di interesse ad emergere. Persone come me, ricchi, eloquenti, ho molto tempo, sono uno di quelli terribili vecchi professori che possono avere un reggere in ogni tipo di ruota. Quindi quando il primo ministro dice ok, facciamo un passo avanti, ci sono almeno 16 diversi gruppi di interesse che dicono fermi, e quindi facciamo un passo indietro. A quel punto altri 26 gruppi di interesse lo respingono in avanti, e poi altri 10 indietro. Quindi Internet aggiunge all'atomizzazione della società, che rende la presa di decisioni ancora più lenta di quanto non fosse nel passato. Questo è positivo se vogliamo un processo decisionale lento, ma è negativo se ciò di cui abbiamo bisogno è un'azione veloce e forte su aree limitate, in cui dobbiamo e sappiamo bene quali devono essere le decisioni. Per favore, continuate a fare ricerca. Io sono un fisico, ho studiato matematica per tantissimi anni, ho studiato matematica per molti anni, ho finito per fare modelli come quelli che avete visto. Bene, ho molte domande, ma mi limiterò soltanto ad una domanda. Nel suo scenario vedo che l'Africa, un intero continente, ha un ruolo molto minore, direi secondario. Posso spiegare perché? Non c'è nessun aspetto emergente in Africa. Qual è la sua opinione in merito? Lei ha assolutamente ragione, a parte la Nigeria e il Sudafrica, che sono forse l'Etiopia, che forse ha 88 milioni di persone, però sono sotto alla mia soglia dei 100 milioni. Non penso che l'Africa andrà molto bene nei prossimi 40 anni. Il motivo è che sono sufficientemente vecchio. Ho cominciato a lavorare su queste cose nel 1972, prima della rivoluzione verde, quando tutta la nuova agenda dello sviluppo è stata creata, prima che la Norvegia cominciasse a investire l'1% del suo PIL, che cosa che sta facendo da questi anni, cercando di aiutare la Tanzania, Sri Lanka, ma non c'è niente di nuovo, lo stiamo facendo da 40 anni e non siamo riusciti a fare nulla. Non riesco a vedere quale possa essere il nuovo elemento, la nuova visione, la nuova conoscenza che renderà più facile per le persone avere successo nei prossimi anni. Naturalmente non mi piacciono queste conclusioni, ma sono sufficientemente scientifiche. Dal momento che non rappresento nessuno, posso almeno affermare quello che credo. Questa è una delle ragioni. La seconda ragione è che ho trascorso parecchio tempo degli ultimi 15 anni in Sudafrica. Ho imparato molte cose sulla società locale. Il problema vero nel mondo emergente sono le grandi agglomerati urbani, che non hanno in realtà una base economica. Non si può entrare in queste township e cominciare a imporre tasse a queste abitanti in modo da costruire strade, perché non vi è una vera
vera e propria attività economica in questo posto orribile che contiene la maggior parte delle persone. E come partire da questo punto di partenza per un'economica fattibile, è intellettualmente quasi comprensibile come farlo, e dal momento che non ho ancora incontrato nessuno, tutti i miei amici positivi in Sudafrica e in governo stanno veramente cercando di farlo, ma non sanno veramente come fare, dal momento che non sappiamo neppure in questo momento cosa fare, come può essere pensabile di risolvere il problema in 40 anni. Mi scuso per questa risposta, naturalmente significa che chiunque ama l'Africa dovrebbe lavorare il più duramente possibile per risolvere il problema, però la mia conclusione è che non credo che avremo successo. La mia domanda è bidirezionale. La prima è: sono un po' sorpresa, parecchio sorpresa in realtà, che nel suo approccio a modelli si usa ancora molto il pensiero economico, e mi chiedevo se questo non sia parte dell'errore o del fallimento di cui lei parlava. Ho un esempio concreto. Parliamo della salute della popolazione. Sì. Noi partiamo dalla traiettoria che lei menzionava di diminuzione del PIL, e la spesa sanitaria è ora circa il 10%, ancora meno, 9-8% del PIL in Italia. Questo significherebbe anche che noi avremo una spesa sanitaria e non nel settore della formazione ancora ridotta. Quindi in questo porterebbe a un peggioramento della salute della popolazione. E quindi un solo figlio per famiglia, ok, ma avremo meno denaro o meno denaro disponibile finanziariamente per la popolazione che invecchia, per le pensioni. Quindi il benessere all'età di 70-75 sarebbe ridurrà, continuando la traiettoria vedremo un aumento delle aspettative di vita in Cina o nei paesi BRIC. In secondo luogo, guardando il rapporto Mohamed, la commissione Brundtland ha riferito su questo, abbiamo un aumento delle disuguaglianze. L'Italia è uno dei grandi esempi. Che cosa ci dice? Come si può parlare occidentale? Dov'è questa cifra? Non si parla soltanto di aumento economico, stiamo creando una instabilità sociale, quindi come possiamo cambiare dall'aspetto sociale piuttosto che, ancora una volta, partendo invece dall'aspetto economico? La mia agenda non vuole più dire che cosa dobbiamo fare. Ho passato 40 anni della mia vita consigliando il mondo, le nazioni e gli individui, dicendo loro cosa dovrebbero fare, in quale direzione dovrebbero muovere il mondo verso una direzione sostenibile, dovrebbero smettere di guidare macchine di grossa cilindrata, dovrebbero invece occuparsi delle disparità distributive che esistono. Ma 2 anni fa ci ho rinunciato, ora ho cambiato marcia, sto cercando di dirvi non ciò che dovreste fare, ma ciò che farete. E quindi la mia attenzione sull'aspetto economico è un riflesso del fatto che, sebbene io abbia cercato per 40 anni di far smettere i ricchi di pensare alla crescita del loro reddito e di spostarsi verso l'aumento del benessere, che è ciò che è stato scritto in questa relazione, però non ho avuto successo. Non è incredibile quanto siano stupidi. Per esempio, i norvegesi ancora sono interessati alla crescita del reddito rispetto alla crescita del benessere. Sono d'accordo con lei, dovremmo fare questo. Sto prevedendo che noi non vedremo un grande cambiamento su larga scala in questa direzione. Per quanto riguarda la sanità, quello che presumo è quanto segue: la medicina moderna diventerà
così open mercato nei prossimi 40 anni è disponibile ovunque, così che si potremo sbarazzarci delle malattie infettive e l'aspettativa di vita crescerà e sarà alta in tutto il mondo nel mio modello. Questo è vero. E poi infine, per la questione dei problemi con la popolazione in caso di stagnazione, è lì che lei commette un errore. Tutti lo stiamo facendo questo errore, è una cosa molto interessante. Ciò che accade quando la popolazione comincia a diminuire, beh, una frazione, un numero di persone anziane rispetto alla popolazione attiva aumenta. Quindi diminuiscono quelli che potranno sostenermi e mantenermi. Nessuno pensa a questo. Le frazioni però dovrebbero fare, la somma delle frazioni dovrebbe raggiungere 100, quindi se la popolazione che invecchia aumenta, il vero sostegno è il numero degli anziani più il numero dei bambini diviso fra coloro che hanno fra i 15 e i 65 anni. Questa è una delle variabili essenziali. Quindi il rapporto totale scenderà, è sceso nell'ultimo decennio e si sta appiattendo e tornerà più o meno a livelli di oggi nel 2050. Questa è una questione politica, perché significa, in linea di principio, che il denaro che le famiglie risparmiano generando meno figli dovrebbe essere incassata come imposta e data a me come pensionato. Questo è la questa è esattamente la cosa. Questo sarebbe fattibile idealmente. Ma questo però ce ne sono, molte altre inequità. Io non credo, per quanto riguarda il settore pensionistico, la mia età pensionabile è già stata aumentata da 67 a 70 e anche il mio reddito di pensionato è molto diminuito, quindi i suoi diritti di pensionata scompariranno, no, non voglio dire scompariranno, saranno ridotti all'attuale capacità, all'effettiva capacità del sistema. Bene. Okay. Domande brevissime. Non sono un professore, ricordiamoci. Mi piace molto la sua impostazione descritta nell'introduzione circa il modello economico che interagisce con i sistemi naturali. Lei ha concluso che c'è una convergenza tra i paesi in via di sviluppo e l'OCSE e gli Stati Uniti per quanto riguarda il PIL pro capite, che è come conseguenza della globalizzazione, la seconda fase della globalizzazione, che vuol dire gli altri vogliono raggiungerci in termini di benessere. La conseguenza descritta nella seconda parte del libro, quando lei descrive quello che si può fare, quindi la conclusione del suo libro è molto basilare, secondo me, e perché è molto conservatrice. Cioè, lei sta dicendo a noi, la generazione che sta vivendo in questo difficile scenario, di accettare che la situazione peggiorerà. Dato che siamo in una democrazia, ci sta dicendo: smettete di fare figli, perché il sistema politico non riesce a affrontare queste difficili tematiche rispetto alla promozione di una carbon tax. Quindi l'unica cosa che si può fare è di limitare le vostre possibilità di vita, per esempio avendo meno bambini. Questa conclusione è un pochino basilare e non so perché lei conclude in questa maniera così conservatrice. No, non penso che questo suo sia stato un intervento buono. Quello che ho detto è che ho previsto che le donne del mondo ricco continueranno, e lo prevedo, non è che faranno in questo modo, e
centinaia di milioni di donne hanno già fatto questo negli ultimi 20 anni, nonostante la mentalità maschilista dominante in Italia. Diciamo solo che dovremmo forse dare loro un sostegno morale in questo. Scusateci, ma l'oratore non sta parlando nel microfono e le interpreti non lo sentono. Okay, okay. Quello che ho anche detto è che la società democratica non seguirà mai i miei consigli. E questo è il motivo per cui è possibile per me fare una buona previsione rispetto a quello che succederà veramente nel 2052. Quindi il mondo sarà in una pessima situazione e l'Europa neanche sta bene, per parafrasare. Non ritiene che la situazione attuale in cui l'Europa è integrata economicamente, ma ci sono questi gruppi di interesse che si chiamano interesse nazionale e che impediscono la realizzazione di una politica bilanciata e che soddisfa i criteri di massimizzazione utilizzati, il che vuol dire che bisogna riformulare l'Europa? Sì, lei ha perfettamente ragione. I nostri sistemi di governance sono organizzati nel modo in cui lo sono perché ci sono dei gruppi di interesse che vediamo moltiplicarsi, non sono d'accordo sulle soluzioni adeguate e quindi non otterremo le decisioni razionali prese in modo veloce. In Europa tenderemo ad arrivare alle giuste decisioni tra qualche decennio, mentre negli Stati Uniti secondo me non lo saranno in grado mai di farlo, non saranno mai in grado di abbracciare delle visioni del mondo diverse. Lei sta parlando di visioni conservatrici o meno, lei deve leggere il mio libro e vedere che la mia previsione per l'Europa è la seguente: ritengo che l'Europa si dividerà orizzontalmente. Una linea che passerà da Roma, la Turchia, il sud della Spagna, il sud dell'Italia, si unirà con l'Africa del Nord per diventare un'area relativamente povera e calda, per ridiventare una reincarnazione dell'Impero Romano, mentre la parte nord starà insieme, la Scozia si separerà dal Regno Unito e si unirà all'Alaska, alla Norvegia, alla Siberia per fare un nuovo nord che chiaramente sarà di grande bene, che purtroppo soffrirà per i cambiamenti climatici, ma potrebbe trarre vantaggio dell'apertura di nuove rotte a seguito dello scioglimento dei ghiacci. Questo è quello che succederà, secondo me. Questa è la soluzione migliore? Assolutamente no. Se fossi il re avrei dato a voi un mondo che piacerebbe a lei o a lei, eccetera, ma purtroppo non sono il re. Purtroppo il commento non l'abbiamo sentito. Io sarò morto. Jürgen, secondo me lei è un pochino ottimista, perché esaminando le sue diapositive ho avuto l'impressione che qui in Italia siamo già vicini al 2052 o forse anche al di là, non solo perché il nostro tasso di fertilità è così basso. Il punto che volevo fare è questo: i suoi calcoli sono molto aggregate, sono certo divise per regioni, ma quando lei realizza questo tipo di calcolo si scopre sempre che c'è all'interno del modello un problema che emerge, che è la tendenza per cui i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri. Questo avviene a livello individuale, ovunque nel mondo i ricchi sono sempre più ricchi, ma anche a livello nazionale, quindi intere nazioni stanno scivolando fuori da questo schema e andando giù. Lei ha detto una cosa del genere: la regione del Mediterraneo che verrà veramente duramente colpita dai cambiamenti climatici. Quindi purtroppo, e ve lo chiedo, glielo chiedo, nel suo modello c'è una tragedia che purtroppo si svolgerà e avverrà prima del 2052.
Speriamo. Speriamo che lei abbia ragione, che una tragedia locale, ripeto, locale, avvenga presto, che sia abbastanza dura e triste che il resto del sistema decisionale, le altre democrazie possano veramente capire qualcosa e agire di conseguenza. Il mio scenario è che questo non succederà, purtroppo. Quindi lei mi ha detto il livello di conflitto del sistema. Sì, il livello di conflitto è lo stesso che nel passato. Avremo l'Afghanistan, le Sirie, gli Afghanistan, guerre locali che continueranno a scoppiare nei prossimi 40 anni e questo succederà come è successo. Le donne norvegesi vanno a prendere il sole nella Turchia del sud, 300 chilometri più in là, in Siria, la gente si ammazza sistematicamente per il secondo anno di fila. Abbiamo questo tipo di orribile mondo creato dalla tensione che esiste tra le diverse società che non si mettono d'accordo su niente. La domanda è: questo si evolverà in una guerra mondiale nei prossimi 40 anni? Io ho passato una settimana con Paul Gehling, il mio grande amico australiano, in Australia, tentando di elaborare un scenario plausibile che porterà a una guerra mondiale e definisce una guerra mondiale tra la Cina e gli Stati Uniti, ognuno da una parte sua, e che comincerebbero a spararsi. E noi non riusciamo a trovare un plausibile set di dati che potrebbero portare a questo evento. Perché? Perché l'obiettivo dei cinesi è di trovare il paradiso in terra per i cinesi, ma in Cina i cinesi non amano vivere altrove, vogliono stare a casa loro e vogliono proteggere la loro cultura nei loro confini, e questo lo vedremo nei prossimi 40 anni. E questo li impedirà di fare una guerra contro gli Stati Uniti, ritengo. Però devo dire, è un'attività divertente questa, eh. Chiaramente sono un esperto un pochino più di lei, ma non tanto di più. Tentate di farlo a pranzo un giorno, cercate di trovare un motivo per cui gli Stati Uniti e i cinesi possano cominciare a spararsi. Non ce ne sono. E se però trovate una buona soluzione, mandatemela. Io sapere se sarà possibile porre comunque. Io volevo riallacciarmi un attimo alla conclusione dell'intervento di Giovannini rispetto alla conoscenza di questi temi al di fuori del mondo degli addetti ai lavori. A distanza di 40 anni anche il Club di Roma o il rapporto di cui stiamo ragionando qui continua a essere un argomento diffuso tra chi si occupa di questi temi. Io mi chiedevo, poiché mi occupo anche nel volontariato di formazione con i cittadini, con le persone su questi temi, mi chiedevo, in base anche alla sua esperienza quarantennale di insegnamento, quale può essere il modo, il canale per arrivare a promuovere questi temi al di là dell'aspetto emergenziale con le persone, e qual è secondo lei il ruolo e la responsabilità dei media nel diffondere questi argomenti oggi? Grazie. You get the question. Did you get the question? Yes, for sure. I'm thinking. Sto pensando. Sì, la domanda mi è arrivata. Quando ero giovane, molto tempo fa, ho pensato che l'istruzione era la soluzione, che se fossimo riusciti ad ottenere le informazioni sull'ambiente e passarla nelle scuole, nei media, nel cinema, eccetera, questo avrebbe risolto il problema. 15 anni fa ho dovuto accettare, dopo aver perseguito questa strategia per anni e vedere una generazione di nuovi manager e di decisori che aveva beneficiato di questa istruzione, fare esattamente gli stessi errori degli altri. Quindi dopo 15 anni ho dovuto accettare che l'istruzione non funziona. Per un po' ho cominciato a pensare che cos'è che possiamo fare allora. Sono passato alla tattica dell'impaurire le persone. Magari possiamo impaurire le persone e costringerle a fare qualche cosa. E ho sperato che funzionasse fino a che, come ho già detto, è arrivato l'uragano Caterina e ha colpito New Orleans.
perché nel 1998 c'è stato un ampio dibattito per tentare di capire che tipo di catastrofe fosse stata sufficientemente forte e drammatica per cambiare le politiche americane sul clima e sull'ambiente. L'unica cosa a cui potevamo pensare anni prima è che magari un uragano avrebbe potuto colpire una grande città americana, e quando ha colpito la città ho fatto: che bello, finalmente adesso avranno delle, ci saranno delle decisioni. Dopo Katrina e dopo Sandy sappiamo che la società non risponde nel modo giusto alla paura. Poi, in terzo luogo, cosa possiamo fare? Perché quello che sembra succedere è questo: c'è una dissonanza cognitiva, c'è un problema psicologico di fatto. Quando le persone vedono un problema e capiscono che una soluzione non è piacevole, il problema viene messo da parte, ignorato. Qualcuno a cui piace fumare gli dici che è pericoloso, rapidamente ti dicono sì sì, lo studio l'ho letto che dice che non è così pericoloso quanto dici tu. Quindi che cosa bisogna fare in un mondo moderno? È di agire sulla dissonanza cognitiva che esiste all'interno della testa delle persone. Quindi l'istruzione non funziona, la paura non funziona, perché bisogna gestire la dissonanza cognitiva. Questo signore era un ottimo esempio: non vuole avere un solo figlio e quindi comincia ad attaccare tutto l'impianto perché non gli piace la soluzione in generale. Per fortuna sono io che sono qua sul podio, è bello, vero? È la stessa cosa con lo scetticismo sul clima. E coloro che negano il problema sono coloro che sono di solito a destra politicamente, a cui non piacciono le tasse alte e a cui non piacciono il governo potente. Dato che sono intelligenti, comprendono che se accettano la sfida del clima come una sfida reale, dovranno arrivare a una soluzione semplice, cioè tasse più alte, il governo più alto, e siccome non gli piacciono queste due cose decidono che il problema non esiste. Ecco quello che dobbiamo affrontare voi nei media e io come oratore. Questa è la problematica: tentare di entrare lì dentro, trovare i modi in cui si costringe coloro a cui non piacciono le tasse e il governo forte ad accettare il problema climatico e quindi cominciare a fare qualcosa per risolverlo. Sono stato colpito e ho ammirato lei, la vorrei ringraziarla. La sua capacità di spezzare un tabù per me, qualche cosa che non si può dire. Anche da degli intellettuali molto quotati. Qual è questo tabù? Il tabù che ha a che vedere con i meccanismi di mercato, il processo decisionale atomizzato tanto nell'economia che nella politica, ma soprattutto io ho interesse per la parte economica. Quindi lei ha sottolineato che nonostante la responsabilità sociale delle aziende, a volte con buone e altre volte con meno buone intenzioni, il sistema capitalista non ha scelta che non quella di fallire. Fallire nel sostenere l'umanità. Ma la domanda è: io non sono stato soddisfatto dalla spiegazione che lei ha dato di questo, anche se sono d'accordo sulla conclusione. Per cortesia, ci può dire un po' di più sui meccanismi che portano a questo fallimento? È una domanda ottima, però ci stiamo allontanando dalla retorica semplice che posso utilizzare in questa sede e arrivare a un dibattito molto più approfondito, e per questo ci vuole tempo. Comunque, fondamentalmente, ritengo che il capitalismo dovrebbe essere rivisto, e il modo più semplice di farlo è di
fare qualcosa rispetto ai tassi di sconto. Bisogna insistere che le persone utilizzino dei tassi di sconto molto minori nell'analisi costo-benefici. Ci sono enormi problemi nel far questo, ma questo è un tentativo che si potrebbe fare. Ma anche questo non penso che succederà. Penso che il capitalismo, nonostante questa enorme pecca, continuerà a essere la direttrice principale per i flussi del capitale del futuro, anche se non dovrebbe esserlo. E ritengo che i tentativi nella società democratica di modificare le norme e le regole del capitalismo non funzioneranno. Ritengo tuttavia che c'è una cosa che emergerà: vedremo che la Cina nei prossimi 40 anni si evolverà come segue. La differenza principale tra la Cina e un'economia capitalista è che in Cina una parte significativa del flusso di investimenti non è governato dalla redditività del capitale, ma dal governo. Decidono cosa vogliono costruire e poi utilizzano il mercato per farlo al prezzo inferiore. Con la maturazione della Cina, chiaramente, insomma, ci sarà una delega del potere, ci sarà un piccolo movimento verso la democrazia come noi lo intendiamo. Hanno 80 milioni di membri del partito attualmente e ce ne saranno sempre di più e la gente verrà più coinvolta. Ma una cosa che i cinesi spero non molleranno, qui non rinunceranno, e questa: il Ministero delle Finanze probabilmente continuerà a detenere il controllo del 10% del PIL ogni anno che investiranno nel futuro della Cina, a prescindere dalla redditività. Questo è razionale assolutamente, secondo me, ed è il tipo di cose che una persona di destra che odia le tasse e odia il governo forte detesta. È una cosa emotivamente abominevole per lui, e la gran parte degli economisti di cui lei parla appartengono proprio a questa categoria, sorprendentemente. Per finire, questo è stato il modo in cui il paradiso socialdemocratico della Norvegia è stato costruito negli anni 50. Abbiamo iniziato ad introdurre un enorme onere fiscale e che ha livellato i ricchi. Fantastico, abbiamo eliminato i ricchi e il governo ha preso questi soldi e l'ha utilizzato per costruire il paese secondo un piano, un progetto, non investendo quindi soltanto in quello che è redditizio. Ci abbiamo messo 20 anni ed ecco, finito, fatto. E sono state le stesse forze che hanno nazionalizzato il petrolio e il gas e hanno fatto in modo che tutto il reddito venga incanalato in un fondo norvegese che governa il 2% della collettività. Cioè tutti hanno il 2% di tutte le aziende, di tutta la borsa, di tutte le attività che comprendono l'interesse nazionale. Questo è stato fatto attraverso una legislazione razionale prima che l'industria petrolifera norvegese iniziasse a produrre un reddito. Quindi io non voglio rivedere il sistema capitalista in quanto tale, non succederà, però bisognerebbe che alcuni paesi molto intelligenti, l'elite dovrà in qualche modo riuscire a costruire una società migliore in qualche modo diminuendo il controllo democratico in alcuni settori chiave per riuscire a ridistribuire queste risorse. Professore, ritengo che la sua spiegazione pragmatica di quello che succederà nei prossimi 40 anni è molto convincente. Mi chiedevo se lei può considerare un po' di spazio ulteriore in questa valutazione a breve, soprattutto da parte delle aziende giovani. La crisi prolungata che affronteremo, che c'è ed è convincente, ne siamo tutti consapevoli, soprattutto nello scenario statunitense e europeo, necessita di più
tempo e quando la crisi colpirà veramente la prima cosa che le aziende fanno è di chiaramente limitare i costi, che magari è la cosa peggiore che si può fare, perché chiaramente peggiora la crisi. Quindi questo in qualche modo viene imitato e una parte della comunità di investitori sta dicendo alle grandi aziende che dovrebbero investire di più in investimenti di qualità, che devono aumentare. E come lei dice, si tratta soltanto di rumore di fondo all'inizio, però questa è una tendenza in crescita e una volta che il costo è stato ridotto, i benefici a breve termine sono stati realizzati, ritengo che molte aziende si stanno rendendo conto che l'unico modo per costruire per il futuro è di guardare al futuro a lungo termine. Quindi non si tratta più di una soluzione rapida. E lei non ritiene che quindi c'è una crescente consapevolezza che l'unico modo per uscire dal problema è di allontanarsi da questa impostazione a breve termine anche da un punto di vista economico? E quindi magari andranno tutti nella direzione che lei sta prevedendo come necessaria, proprio per delle cause intrinseche. Lei cosa ne pensa? Grazie per questo commento. Sì, senz'altro. C'è un po' di spazio di manovra anche nella mia previsione. Sì, sì, seguendo il suo ragionamento, certo, dato che per oggi il mio compito consiste di eliminare ogni speranza, di proprio schiacciarla completamente, vorrei fare la stessa cosa anche sul ragionamento che ha fatto lei. Adesso parlo come membro del Comitato di Sostenibilità sul Consiglio dell'Industria Chimica negli ultimi 12 anni. Si tratta di un'azienda enorme che utilizza il gas naturale come energia e produce la plastica. Devo dire che ho fatto parte di un simile comitato della British Telecom, quindi io parlo da addetto ai lavori all'interno delle multinazionali belle grandi, e quello che ho imparato è questo: i limiti del management in queste aziende per fare qualunque cosa che sia di significato, che abbia un significato, è incredibilmente sono incredibilmente severi. Quindi ci sono dei limiti enormi sul management. Magari scegliere una piccolissima soluzione più costosa in un piccolissimo ambito, bene, questa è una cosa che è successa, ma non è possibile. Magari anche se dicono che useremo la legislazione più severa quando costruiremo un impianto in India, eccetera, eccetera. Bene, questo tipo di soluzione è stata adottata soltanto quando si poteva addurre l'argomento che era meno costoso. Quindi è meno costoso avere lo stesso standard in tutto il mondo piuttosto che cambiare standard per ogni paese. In questo modo si riesce a introdurre un'energia, un'efficienza energetica, come dire, in qualche modo anche a dispetto dell'azienda, perché si potrebbe dire che se i prezzi dell'energia aumenteranno potrebbe essere un investimento produttivo fare una cosa di questo tipo, però anche se questo può essere una possibilità, improvvisamente si passa subito a delle cose che sarebbero più costose e l'azionista immediatamente reagisce e compare qualcun altro che dice che questo non è possibile perché diminuirebbero gli introiti. Qual è però la soluzione? E gli investimenti socialmente utili, tipo i fondi pensione? Eh sì, e questo forse è l'unica speranza di cui posso, che posso considerare. E come dire, il movimento mi ha visto protagonista dagli anni 90, però la cosa triste è che è stato estremamente difficile fare dei sistemi di
perequazione, di compensazione per coloro che investono i soldi in un'azienda socialmente responsabile. Perché i vantaggi sono dopo 40 anni, quindi non si può sapere adesso se chi investe è solo tonto oppure fa un investimento redditizio. Si investe, quindi si dovrebbe quindi investire in tutte le aziende e sperare che questo vada bene, però il Parlamento di un paese può alzare la mano e dice è giusto che le pensioni dei nostri pensionati devono dipendere dai buoni del tesoro del Sudan perché li vogliamo aiutare? No, questo è un cattivo investimento, l'analista ti dice che non va bene e quindi ecco qui che si ricomincia a investire nelle stesse aziende, magari nucleari, ed eccolo lì, chiaramente la maggioranza. Poi compare qualcuno che dice no, non è giusto neanche investire nel nucleare. Spero che la soluzione sia questa. Ma dato che le ultime domande sono un pochino più approfondite, ecco lì che il diavolo è nei dettagli, no? Sì, senz'altro c'è uno spazio di manovra. Sì, gli investitori in aziende socialmente responsabili potranno fare in modo che alcuni degli investimenti andranno in una direzione migliore di quella in cui li mandiamo adesso, però io devo dire vorrei sperare di più in un governo centralizzato che possa avere un impatto molto maggiore sul capitalismo. Rispetto che, come dire, le azioni volontarie da parte degli attori socialmente responsabili. Thank you. So you say as quindi lei dice che la democrazia non risolverà questo problema. Abbiamo un bisogno di un cambiamento paradigmatico nel governance. La democrazia non funziona. Quello che lei propone in luogo, cosa propone invece della democrazia? Prima di tutto, devo cercare di essere precise. Non ho detto che la democrazia è il problema, non ho detto che il capitalismo è il problema, ho detto che è la natura a breve termine dell'uomo che è il problema e poi naturalmente l'uomo ha creato istituzioni al fine di mettere i suoi valori nella vita concreta e la democrazia e il capitalismo sono uno di questi valori. Quindi non dica che io ho affermato che la democrazia è il problema è l'umanità. Poi si pone la domanda che cosa si potrebbe fare? Abbiamo soltanto degli elettori a breve termine che naturalmente renderanno la presa di decisione democratica sbagliata. Siamo governati da un pensiero a breve termine piuttosto che a lungo termine. Ho soltanto un consiglio, vi è soltanto un settore in cui la democrazia ha volontariamente concordato a cedere il potere di decisioni verso un'altra istituzione che è al di fuori del controllo politico e questa è la banca centrale. La questione è in Parlamento si è volontariamente concordato che non è un'idea buona avere un'assemblea alla fine di ogni mese in cui il Parlamento vota su quanto denaro dovrebbe essere stampato il mese successivo. L'abbiamo fatto per un po', abbiamo imparato che non è una buona idea e poi abbiamo spostato il tutto ad un ente tecnocratico che ha stabilito delle norme al di fuori però del controllo della società democratica e naturalmente abbiamo passato del tempo allontanandolo sempre di più per evitare l'inquinamento con le azioni e le esperienze democratiche a breve termine. Questo potrebbe essere copiato nell'area che è la mia preoccupazione centrale. Noi avremmo potuto concordare su una banca centrale per i diritti di emissione dei gas serra. Quindi questo sarebbe il mio mondo ideale. Noi definiamo un ente sovranazionale che decide, a te ti è consentito di emettere così tanto, la Norvegia può emettere così tanto, l'Africa tu puoi fare questo, tu puoi fare quello. Naturalmente, vi ho detto
evidentemente la democrazia non prenderà mai, mai, mai una tale decisione saggia. E naturalmente i negoziati del 1982 hanno impiegato 20 anni per fare un passo saggio in questa direzione, ma naturalmente non ci sono riusciti. Ma il modo per fare ciò, se fossi il re, sarebbe questo. Abbiamo già compiuto il passo 1. L'IPCC nel 1988 ha avuto il diritto di essere l'autorità su ciò che è giusto e sbagliato sulle questioni climatiche. Quello che potremmo fare come passo 2, IPCC 2, è dare loro il diritto, come l'abbiamo dato al segretariato dell'OCSE, di emettere opinioni sulla politica climatica degli stati membri. Così le persone dell'IPCC potrebbero girare e dire: Norvegia, tu dovresti fare questo. Potrebbero dare loro dei consigli amichevoli, così come fa il segretariato dell'OCSE per routine. Poi potrebbe avere un IPCC 3, e questa è una versione finanziata dell'IPCC che disponga di dare, così invece di dare soltanto consigli, potrebbero recarsi in Norvegia ed effettuare finanziamenti. Un altro modo per controllare gli investimenti in modo non capitalistico: come potrebbero ottenere i fondi? Potremmo introdurre una Tobin tax, oppure una tassa sui voli aerei, oppure sulle merci, darle all'IPCC 3, che poi la potrebbe spendere, diciamo un triliardo all'anno, per fare investimenti giusti nei vari stati membri in modo efficiente, così da ottenere tanta riduzione da ogni dollaro quanto vorremmo avere. Questo è sicuramente totalmente fattibile, totalmente democratico, totalmente accettabile, se le persone fossero anche solo semplicemente intelligenti e pensassero a lungo termine per votare a favore di questa istituzione a lungo termine. E naturalmente le persone mai, 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 mai faranno ciò, però dovrebbero farlo. Jürgen, no, non possiamo farti re, ma possiamo ringraziare molte. I meet her. Very good. This is the first time that we had really interesting questions. Yeah, let's do it. La ringraziamo moltissimo, veramente, per questo. Very good. Actually, this was a very lively debate. That's it.